10 minuti. Non so se vogliamo aspettarlo oppure. Considerato anche che il suo gruppo è il primo che presenterà i lavori. Però forse non è corretto perché è stato l'ultimo a finire, perciò. Ok, allora andiamo al contrario, partiamo E forse è dagli altri meglio gruppi. partire nell'ordine in quale erano i gruppi, cioè prima D, poi C e poi A. Ok. L'ultimo. Noi siamo i primi, siamo D. Allora, Allora chiedo. quindi l'ordine sarebbe a questo punto, prima di tutti, chi l'aveva fatta? Simona, Simona? Stefano, Sì, Mariella, esatto, perché è Antonio. stata anche la prima a cominciare. Ok, quindi allora Di Gian Benedetto, Rusconi, Santoro, Di Biagio? Ok. Ok, sì, allora è l'ordine giusto. Perfetto, se siete d'accordo allora iniziamo con la sessione. Va bene. Do giusto le informazioni tecniche iniziali come ieri. Ricordo a tutta la faculty che può intervenire aprendo il microfono direttamente con pieno controllo, mentre per quanto riguarda i partecipanti possono scrivere, possono intervenire in modalità scritta attraverso la chat, se vogliono che il loro messaggio, la loro domanda venga letta da tutti, oppure attraverso il DNR che trovate sempre in basso a destra e poi in basso a sinistra e poi apparirà in basso a destra cliccandoci sopra, e se volete comunicare esclusivamente con la faculty. Un'ulteriore opzione è quella di alzare la mano cliccando su alza la mano, e in questo modo vi potrete prenotare per essere attivati anche come audio e potervi far sentire. La moderazione è a cura del dottor Fabiani e della dottoressa Rossetti insieme al professor Zazzi. Buon meeting. Grazie. Bene, grazie. Allora riprendo la parola io, solo per dire molto brevemente come si svolge questa parte in plenaria. Il programma prevede un po' sul canovaccio degli altri eventi ARCA. A questo punto quello che ci aspettiamo è che i gruppi di lavoro, che quest'anno sono stati in stanze virtuali piuttosto che intorno a un tavolo, abbiano prodotto almeno una parte di lavoro preliminare che restituiscono in plenaria a tutti. E a valle della loro presentazione abbiamo la possibilità, che riteniamo di dover tenere ampia e senza grosse limitazioni. Quindi, insomma, invito tutti, non solo le persone preposte dal programma a elaborare i loro spunti critici, ma soprattutto, anzi direi, la platea virtuale. Quindi non abbiate nessun timore, c'è l'alzata di mano, c'è la chat, che verrà moderata da Massimiliano e Barbara, ma insomma intervenite senza nessun problema. I gruppi, come sapete, erano quattro, ognuno di essi aveva un paio di lavori da fare, o nel caso di un gruppo in realtà era tutto un grande contenitore, quello della long acting piuttosto articolato e quindi sufficiente da solo a riempire tutto il tempo. E io direi che possiamo andare a sentire i gruppi, dopodiché avremo nel programma, ci sono una serie di cose che noi possiamo anche liberamente fondere come discussione articolata in base alle richieste che ogni presentazione avrà, e alla fine diremo semplicemente quelle che sono le attività del prossimo futuro, perché come sapete tutti uno dei punti di forza di questi eventi ARCA è proprio il follow-up, cioè è un tipo di evento che come dire, si caratterizza molto per avere nell'evento residenziale, che quest'anno purtroppo residenziale non è, solo l'inizio del lavoro, perché poi la parte successiva è quella che nel prossimo periodo andrà a seguire. E a questo proposito, lo dico e poi lo ridiremo in fondo, ogni gruppo dovrà organizzare in completa autonomia una riunione che deve essere anche registrata a fini ECM entro il 15 ottobre. Dopodiché non abbiamo vincoli per la prosecuzione delle attività. Benissimo, dico semplicemente che come da programma abbiamo un panel di persone che sono
preposte, quindi dedicate alle critiche, come l'abbiamo chiamato, la critica ragionata sulle sfide dei progetti. Quest'anno abbiamo Valeria Micheli per la parte, diciamo, biomedico-virologica, abbiamo Patrizio Pezzotti, che tutti conoscete per essere stato spesso, se non sempre, uno dei nostri riferimenti. Non c'è. Non è con noi perché non riesce a staccarsi dalle curve del Covid. Caspita, mi dispiace. Mi dispiace, Patrizio era il nostro supporto statistico e quindi ci riserviamo di consultarlo in seguito. E d'altra parte invece mi fa moltissimo, veramente moltissimo piacere rivedere, seppur in pixel, Mattia Prosperi, che è un nostra vecchissima conoscenza e in particolare, insomma, di alcuni di noi proprio nella fondazione di ARCA, tant'è che Mattia è ancora nel board scientifico di ARCA ufficialmente, e lo rivediamo dopo un sacco di tempo. Mattia negli Stati Uniti, in Florida, e quindi lo ringraziamo per aver trovato il modo e tempo per connettersi con noi, e da lui ci aspettiamo ovviamente delle critiche. Mattia è un personaggio, lo dico per chi non lo conosce, multidisciplinare, insomma, ecco, che spazia dalla bioinformatica alla statistica, al data management, eccetera eccetera, e si occupa di progetti anche lontani dall'area HIV, ma comunque con una componente bioinformatica di primissimo livello. La parte di round table sarebbe da condividere fra me, Mattia stesso, Barbara e Francesca Incardona, ma insomma teniamola tranquillamente flessibile, come dicevo prima, in modo da cercare di coinvolgere il più possibile tutta la nostra platea virtuale. E a questo punto, allora, sì? C'era qualcuno che voleva intervenire? Ok, allora a questo punto procediamo con la presentazione un po' dei lavori che sono stati fatti, e io credo che da un punto di vista proprio di funzionalità forse ci conviene discutere le varie proposte, non tutte in fondo, cioè non ascoltarle tutte prima e fare una mega discussione dopo, ma discuterla una per una. Quindi prendiamoci uno spazio, consideriamo di avere grosso modo tempo a disposizione fino a 17.30, 17.45, quindi diciamo sono circa 2 ore e mezzo da dividere per 4 gruppi, quindi una mezz'ora abbondante per ogni gruppo, ok? Quindi iniziamo un po' nello stesso ordine in cui i gruppi hanno avuto i loro slot di tempo consecutivi. Quindi iniziamo con il gruppo di Simona Di Gian Benedetto, e Simona ci dice adesso chi presenta i dati. Eccoti. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Alberto che ha curato tutta la parte statistica. E il nostro presentatore è Vincenzo, che lavora da Carlo Torti, fa la specializzazione a Catanzaro. Però non vedo, in questo momento. Vediamo se Vincenzo Scaglione. Vincenzo Scaglione è tra gli spettatori, tra i partecipanti, adesso potrà parlare eventualmente, ma non potrà condividere nessuna presentazione. La presentazione deve essere condivisa dai componenti della faculty. Non potete spostarlo in faculty momentaneamente? Altrimenti, va bene, allora spostiamolo in faculty. Chiedo la regia. Esatto, è un problema perché i ragazzi hanno spostato in faculty loro, per cui direi perfetto, che perfetto. Quelli che parleranno devono essere abilitati. Esatto, okay. Ok, è stato spostato in faculty. Prego. Mi sentite? Prova, mi sentite? Sentiamo. Poi può iniziare con la presentazione. Vedete anche il mio schermo in questo momento? Sì.
Sì, sì, ti vediamo. Ok, allora la nostra, la query che abbiamo esplorato ieri pomeriggio è, si intitola determinanti di fallimento virologico in pazienti soggetti in trattamento con l'amivudine adulterata. Cioè, il background è che la prolungata sopravvivenza dei pazienti HIV positivi, che è stata garantita dai moderni farmaci antiretrovirali, ha anche consentito di constatare l'importanza dell'ottimizzazione della terapia. Questo appunto per ovviare a tossicità in atto, prevenire una tossicità prevedibile, evitare il rischio di interazioni farmaco-farmaco, ridurre il numero di compresse e migliorare comunque anche la compliance. Negli ultimi anni i trial clinici hanno dimostrato che il regime a due farmaci composto da amivudina dolutegravir rappresenta una scelta terapeutica efficace e sicura per pazienti HIV positivi sia naive che experienced. E recentemente anche alcuni autori, Kunekar et al., hanno pubblicato una meta-analisi che ha incluso 12 studi su un totale di 3.039 pazienti, dove confermavano l'efficacia di tale regime terapeutico ed evidenziavano un tasso di fallimento virologico pari all'1,3% e al 2% a 48 e 96 settimane rispettivamente. Ad oggi i dati di Real Life comunque in letteratura non sono molto numerosi e inoltre la trasferibilità di ciò che viene documentato nel trial nella pratica clinica quotidiana non sempre è esattamente il trial rispecchia perfettamente ciò che accade nel quotidiano. Per cui ci siamo preposti di analizzare sul database H i predittori di tempo, il fallimento virologico e il tempo di interruzione terapeutica in pazienti in trattamento con regime a due farmaci, la minutina glutegravir. Vogliamo inoltre confrontare il tempo di fallimento per pazienti in trattamento con l'amivudina glutegravir rispetto invece a quelli che fanno una triplice terapia con regimi che includono inibitori degli integrati e inibitori nucleotidici della trasfittasi inversa. Infine, un ulteriore obiettivo è quello di confrontare i predittori di fallimento virologico in pazienti in trattamento con l'amivudina glutegravir rispetto a quelli che effettuano un trattamento con triplice terapia. I criteri di inclusione, vogliamo quindi analizzare tutti i pazienti virosoppressi che iniziano per la prima volta un regime a due farmaci, la amivudina glutegravir in semplificazione, e tutti i pazienti virosoppressi che iniziano per la prima volta una triplice terapia. Vanno esclusi tutti i pazienti che invece per qualche motivo sono stati già trattati in precedenza con l'amivudina in regime a due farmaci. Il fallimento virologico viene definito dalla presenza di due viremie consecutive entro 6 mesi, sopra a 50 copie ml, o una singola viremia maggiore o uguale a 200 copie ml. Inoltre si vuole analizzare quello che è il tempo di discontinuazione per motivazioni diverse dal fallimento virologico. Le variabili che abbiamo discusso ieri pomeriggio sono, e che poi quindi verranno estratte dalla database ARCA, sono la data di nascita, dunque l'età, il sesso, l'etnia, i fattori di rischio, la data della diagnosi, di stile, le coinfezioni che normalmente per effettuare un regime a due farmaci, la misurina glutegravir dovrebbero essere assenti, la DID CD4, così come lo zenit della viremia, la data dell'inizio della prima terapia antiretrovirale, il regime terapeutico precedente allo switch a due farmaci, la data dell'inizio del regime terapeutico precedente, il numero di fallimenti virologici pregressi, la presenza dello schema precedente di un eventuale inibitore degli integrati, la presenza di fallimento ad un inibitore degli integrati, il numero di linee terapeutiche prima dello switch, il tempo di virosoppressione e la data quindi dello switch terapeutico che corrisponde al basale. Infine, ovviamente, la conta del CD4 e del CD8, il rapporto CD4-CD8 e la viremia basale. La presenza di mutazioni al test di resistenza, queste ultime sono state elencate attraverso l'apposito database delle resistenze, quindi sotto forma di variabili dicotomiche 0,1, il sottotipo, l'eventuale fallimento virologico
quest'ultimo, la discontinuazione, quella della fosse avvenuta, la data di quest'ultimo e l'ultimo. Per quanto riguarda la statistica, si vogliamo impiegare i modelli di regressione di Cox multivariata per valutare l'impatto, quindi di determinate variabili di vita immunologiche e demografiche sull'outcome, tempo di fallimento virologico, e sull'outcome, tempo di interruzione terapeutica nella popolazione intervenendo con regime 2 farmaci e 3 farmaci. Infine, vogliamo inoltre utilizzare modelli di regressione di Cox multivariata per valutare specificamente l'effetto della terapia antiretrovirale, 2 farmaci contro 3 farmaci, sull'outcome, tempo di fallimento virologico. Abbiamo effettuato una prima estrazione dei dati, da cui appunto emergono quelle che sono alcune criticità dovute sostanzialmente a campi vuoti all'interno del database ARCA. In particolare anche un dato abbastanza elementare come il genere risulta essere ignoto in 52 pazienti su 524, quindi circa il 10%, sono presenti delle coinfezioni con HBV e con HCV, non noto invece in quasi in circa un terzo dei casi, e così come il sottotipo non è noto in circa il 37% dei casi. La mediana, anche una variabile come l'età, risulta essere ignota in circa il 10% dei casi e risulta essere ignota anche in circa il 9% dei casi la durata dell'infezione, intesa quindi il tempo tra la prima diagnosi di HIV e la data dello switch terapeutico del regime dei farmaci. Questa era stata appunto la nostra analisi di ieri pomeriggio sulla query. Ok, grazie Vincenzo, mi sembra che il lavoro sia stato molto proficuo e sicuramente offre degli spunti di discussione interessanti. Io aprirei la discussione aperta a tutto il panel con una priorità preferenziale con i nostri discussant d'eccezione, quindi la dottoressa Micheli e il dottor Prosperi, se hanno delle considerazioni da fare, altrimenti sentiamo... No, puoi parlare. Il dottor Prosperi ci segnala che lui probabilmente sta parlando, ma noi non lo sentiamo. No, era un messaggio vecchio. Ok. Era delle 9. No, volevo fare una domanda, lo studio mi sembra molto ben strutturato, io purtroppo ieri, visto che ero nell'altro gruppo e avevo anche un impegno, non sono riuscita poi a vedere tutta la pianificazione, quindi sono subentrata solo a lavori molto iniziati, anzi avevate già quasi messo a punto tutta la vostra query con i vari parametri anche da estrarre. Lo studio mi sembra ben condotto, avevo una domanda sul discorso della, cioè la selezione della popolazione tiene conto anche di un tempo minimo di virosoppressione prima dello switch o no? Perché questo mi è sfuggito nella presentazione del lavoro, cioè l'avete messa come tempo di virosoppressione ma non è indicato se avete messo delle limitazioni, cioè che deve essere almeno di tot minuti. No, non le abbiamo messe le limitazioni. Quindi rimane una variabile poi da introdurre. L'abbiamo inserita tra le variabili poi da studiare come predittori del fallimento. Quindi viene preso qualsiasi tempo di virosoppressione, esatto. Anche tempi molto ristretti. Sì. Ho capito giusto? Sì. Esatto, perché alla luce di quello che insomma sta uscendo fuori anche dai lavori di Albi con l'algoritmo, cioè se tu hai un tempo di soppressione più piccolo e magari la presenza di un sottotipo sfavorevole, vi invito a notare che oltre il 50%, a parte il dato non noto che in qualche modo dovremmo recuperare, oltre il 50% sono sottotipi non B. Quindi insomma cominciamo ad avere... esatto, oltre il 50 ci troviamo di fronte, anche se poi c'è un 37.1 che è un dato non noto. Quindi alla luce di tempo breve, sottotipo, mutazione di resistenza, probabilmente potremmo trovare nel lungo termine la riduzione del tempo di soppressione come fattore associato al fallimento virologico. Quindi a noi interessa vedere chi è soppresso nel lungo termine, ma chi è soppresso anche nel breve termine. Ok, e vedere poi l'outcome in termini di fallimento virologico.
Esatto. E l'altro aspetto, il discorso della coinfezione HBV, voi avete messo esclusione di chi aveva fatto comunque la lamivudina, giusto? Però solo in regime duplice? Noi abbiamo messo come criterio di esclusione l'aver fatto in passato delle terapie duplici con la lamivudina, quindi sostanzialmente l'inibitore della proteasi con la lamivudina. L'epatite B l'ho voluta tenere più che altro per anche far capire ai ragazzi che quello è un dato che comunque nella pratica clinica è un dato tra virgolette errato, perché quel 7.1% di pazienti teoricamente doveva essere zero, perché nella coinfezione con l'epatite B non ci dovrebbe essere proprio la lamivudina col dolutegravir teoricamente. Esatto. Questo è un po' il discorso. Però questo è un dato a base di pratica clinica, quindi cioè il 7.1 c'è, e quindi vedremo poi se sarà un predittore di fallimento l'avere la coinfezione con l'epatite B, come spesso abbiamo notato anche nei nostri lavori. Quindi hai voluto introdurlo proprio per poi vedere cosa succede a valle? Assolutamente sì. Ok. Perché questi sicuramente saranno quelli che rientreranno nel nostro endpoint treatment discontinuation, e probabilmente a un certo punto ci accorgeremo che l'HPV e questi pazienti gli va interrotta la duplice terapia. Vediamo insomma come si sviluppa il lavoro. E come limite invece, cioè, quindi tutta la core, il database ARCA senza limiti anche di tempo, cioè tirando dentro tutta la popolazione che ha queste caratteristiche, giusto? Assolutamente sì. Simona, posso fare una domanda? Ma questi... Non sento. Posso fare una domanda? Volevo dire, questi 524 vengono da tutto il database o avete lavorato su una singola... No, l'ho fatto io, Maurizio, da tutto il database. È da tutto il database, ok. E no, mi chiedevo come mai il 37% non ha un sottotipo, sono pazienti dove c'è la terapia ma non c'è neanche... Ce lo siamo chiesto anche noi, infatti, per quello che Alberto ha scritto, risultati preliminari e criticità, perché sì, criticità è questa, cioè 37% in un database con resistenza e sottotipo è strano, capito? Cioè, quindi anche per noi questa era una cosa da discutere e interagire con voi sostanzialmente. Non so, perché o sono pazienti vecchi che non hanno il GRT al basale, questa è una delle possibilità, bisognerebbe un po' andare a intercettare chi è questo 37% e datarlo un po' come, diciamo, storia di trattamento, in che anno di calendario finisce, perché se è molto in là nel tempo è giustificato il fatto che non ci sia un GRT, altrimenti la cosa effettivamente è un po' strana, a meno che non ci sia il solito problema che è stata compilata la parte clinica e non la parte invece virologica, diciamo almeno come GRT. Ma infatti se si confermano questi 524 pazienti, che comunque è un numero grande, cioè se considerate che Odoacre c'è una 536, noi andavamo cercando la corte su cui validare le nostre cose, cioè per noi questa è perfetta. Però bisogna vedere poi tutti i dati clinici, i dati di genotipo se sono presenti, quindi verrà fatta poi una query magari ai diversi centri per recuperare il dato. Certo Simone, infatti posso dare io la spiegazione. È un numero gestibile di fare la query ai centri per recuperare eventuali genotipi. Anche perché il 10% di fattore di sesso maschio o femmina ignoto, cioè non credo che sia... accettabile per fare insomma un lavoro. Posso dare la spiegazione? Sì. Allora, tra questi pazienti estratti, che l'ho fatto ieri sera, 104 sono di Bergamo. Allora, noi cosa abbiamo fatto con Franco? Che abbiamo preso tutti i pazienti di Bergamo che erano nel database tempo fa, insieme anche con Dario, e li abbiamo messo dentro ARCA. Per tutti questi pazienti, che erano 2000 qualcosa, non erano le sequenze che dopo abbiamo parlato anche con il laboratorio e che ci fornisce queste sequenze piano piano, ma dopo che questo che è successo con Covid si è fermato un pochino. E per quindi quello, Anna Paola Callegarro deve compilare la parte mancante. Tutto qua. Quindi, per questo,
qualcosa, 30 qualcosa pazienti, 104 sono di Bergamo, e quindi sono già che non hanno sequenze, ma di parte, che giustifica la percentuale alta di... Esatto, le sequenze devono essere attaccate da, Anna Paola. Sì, che magari sono... No. Quello anche, anche, anche qualche altro dato. Vabbè, quindi il 50% è già risolto, perché ne mancano solo 90. Quindi ne mancano una novantina che si possono andare a chiedere ai centri, ai vari centri a cui appartengono. Ma sicuramente ai centri comunque singoli, su questi 524 pazienti, delle query andranno fatte, perché questo è un lavoro prettamente, diciamo, tra virgolette, clinico, quindi a noi servono le viremie al basale, le viremie al fallimento, le motivazioni di interruzione, quindi poi, insomma, strada facendo vedremo quello che manca e andremo a, ovviamente, sistemare la casistica. Ma avete anche esplorato, appunto, la presenza, ad esempio, del dato viroimmunologico, visto che avete anche guardato un po' il GRT, o...? No, ancora no, non no. Siamo riusciti, veramente. Io ho due domande da fare. Vado. Sì, se so di statistica, Alberto è uscito, appena rientra gliele fai. No, non so di statistica, uno è sul disegno. Cioè poi vabbè, dipende, perché cambierebbe la statistica sotto, ma la prima è lo switch viene fatto in semplificazione per tutti e due i bracci. Giusto. Adesso questo è retrospettivo. Pensate che ci potrebbe essere un, diciamo, un bias di indicazione del fatto che il medico decide di andare in semplificazione o meno in base alla review di un test di resistenza magari precedente, perché ovviamente ecco, quindi non credo che abbiano una sequenza, diciamo, al baseline, e è norma tra tutti, diciamo, tra tutti i medici di guardare un test di resistenza precedente, perché questo potrebbe introdurre in bias il fatto che se c'è o non c'è la semplificazione viene operata o meno, quindi uno si potrebbe perdere una percentuale di pazienti che comunque è undetectable ma non viene semplificata perché il medico magari non ha guardato o ha guardato il test di resistenza. Questo potrebbe selezionare una popolazione rispetto a un ipotetico random, e quindi poi la stima dell'efficacia potrebbe essere bias, cioè viene o meno, come viene decisa? No Mattia, allora in realtà, cioè, spesso invece accade esattamente il contrario, cioè tu vai a semplificare il paziente guardando l'effetto collaterale, guardando la necessità di semplificare, guardando un po' quella che è la storia clinica del paziente fondamentalmente, cioè i spiccioli. Se uno l'anno scorso c'aveva la AIDS, però c'ha una tossicità, io non lo porto a duplice terapia. Se invece uno ha una tossicità, una interazione farmacologica e non ha il libro da AIDS da tanti anni, lo porto rapidamente in semplificazione in duplice. Che cosa accade nella pratica clinica? Che spesso noi il genotipo ce lo scordiamo proprio, perché è un genotipo in questi pazienti soppressi del 1400, non lo ritroviamo. E quando abbiamo fatto tutte le analisi nei nostri database di 3TC dolutegravir, alla fine ci siamo accorti, che è quello insomma un paradosso, che i pazienti con la 184 che teoricamente non dovrebbero andare in 3TC ci sono andati e sono andati pure bene. Infatti quello me lo stavo domandando, cioè potrebbe un medico decidere no, non glielo do perché questo 10 anni fa c'aveva il test di resistenza e c'era la 184 e quindi non mi fido. Ma spesso non ci accorgiamo, ce l'accorgiamo a posteriori che c'ha la 184, capito? Non è un nostro criterio di semplificazione. E quindi possiamo considerarlo in qualche modo random. Esatto, è random. È random in base alle caratteristiche cliniche del paziente. Aspetta che Alberto... Vabbè, quelle però ci stanno. Esatto. Chi vuole aggiungere qualcosa, Alberto? Ciao Mattia, non so se mi vedi. Ecco. Sì. No, visto che ci sei, ne approfittavo un attimo anch'io per farti una domanda su questo, perché sul genotipo sono perfettamente d'accordo con Simona. Sul fatto che magari alcune volte magari ci stanno dei criteri, perché poi tra i clinici c'è molta divergenza ovviamente di scelte, quindi magari non adesso che comunque i dati sulla dual sono molto più solidi di quando era qualche anno fa,
però magari in precedenza c'erano dei clinici che comunque preferivano nella semplificazione magari l'SDR piuttosto che la dual, piuttosto che portare il paziente in dual. In qualche modo quindi la corte potrebbe essersi selezionata un po' su quelli che potrebbero essere i pazienti più aderenti in un certo modo, magari non tutti, perché comunque questi sono pazienti che hanno fallito inevitabilmente, almeno alcuni di essi. Però se noi volessimo fare, qui arrivo alla domanda, uno studio basandoci sul database retrospettivo di confronto tra l'efficacia virologica di una dual con treticidolutegravir, che noi abbiamo iniziato ad utilizzare nel 2015, fai conto, rispetto a una triplice, tu che criteri utilizzeresti per rendere le due popolazioni quanto più possibile simili? Come dicevo, a prescindere dal fatto che è abbastanza semplice aggiustare per confondenti, diciamo, di popolazione, demografici o anche metabolici, perché è facile ritrovare l'analisi. Il problema di fondo spesso è, siccome si analizzano cambi di terapia, bisogna cercare di entrare nella testa, diciamo, della comunità, dei clinici, sul perché stanno facendo questi cambi. E in realtà, più c'è divergenza di opinioni sul decidere ricambio, e meglio è, perché uno può considerarlo quasi come un cambio random. Ma se invece ci stanno delle se le decisioni vengono prese differentemente in base al fatto che il paziente fosse in una terapia o in un'altra, cioè qui ci abbiamo i cambi verso la duplice 3TC dolutegravir o che abbiamo detto due NRTI e inibitore dell'integrazione. I criteri decisionali di switch hanno una determinazione forte e sono comuni a tutti i medici. A quel punto è veramente difficile confrontare i due gruppi, perché probabilmente c'è un bias di fondo sul fatto che il medico già sapeva che avrebbe scelto una o l'altra strada. Ma se invece si riesce a creare questa astrazione mentale per cui si dice no, guardate che ancora non ne sappiamo molto, e il criterio di scelta di semplificazione verso una o l'altra opzione è quasi random, allora il disegno va bene. Se non fosse così, dovete pensare a una variabile esogena o un qualcosa per cui si riesce a spiegare il fatto che il medico abbia scelto l'una o l'altra. Per esempio, la presenza di un test genotipico entro un certo lasso di tempo, o altre variabili che avrebbero potuto influenzare la decisione. Quelle sono esogene, quindi possono essere considerate come un fattore di aggiustamento giusto per rirandomizzare praticamente quei dati che non lo sono. Però se da quello che ha detto Simona, secondo me ci sta, nel senso che le decisioni non sembrano prese differentemente per un braccio o per l'altro. Un'altra cosa che diciamo mi generava un dubbio, questa sarebbe stata la mia seconda domanda, era criteri di censoring, perché a un certo punto viene detto che c'è uno stop che può essere preventivo, in cui il medico si rende conto che potrebbe esserci una tossicità che sta per accadere, o una tossicità in atto, e questi sono eventi in qualche modo competenti, perché il fatto che si stoppa la terapia, che magari potrebbe andare bene perché il medico ha un'intuizione rispetto a non stopparla e aspettare per l'evento di tossicità, può generare qualche problema poi distribuzione dei tempi all'evento per i due bracci. Questo forse con un'analisi per rischi competitivi si può aggiustare. Sì, no, la survival analysis non è la mia forza, quindi io direi, cioè, questa è una buona domanda da fare allo statistico che poi eseguirà le analisi. Se posso dire una cosa rispetto al primo punto, secondo me la seconda ipotesi messa sul tavolo da Mattia è quella che si verifica, vale a dire, in Italia, forse è vero in tutto il mondo, ma in Italia, nei confronti di una duplice, anche una duplice di semplificazione, esiste un po' una, come posso dire, una corrente ideologica, vale a dire
ci sono dei medici che pensano che squadra che vince non si cambia, quindi la terapia triplice, se funziona dal punto di vista immunovirologico, la tieni, e altre persone che secondo me hanno usato il loro ragionamento speculativo, come Simona, Alberto, insomma, ecco, insomma più o meno i partecipanti al gruppo Doacre, che comunque prendono in considerazione anche lì non switchare una duplice così un tanto al chilo, ma comunque prenderla come un'opzione assolutamente, no, sul tavolo, sul tappeto. Quindi però, siccome questa, diciamo, considerazione ideologica o comunque non basata su evidenze cliniche, è spalmata un po' su tutti i centri e magari all'interno di uno stesso centro c'è un X, una N medici che pensa in un modo, l'altro N che pensa nell'altro, quindi in realtà questo elemento non inficia la scelta, come dicevi te, quindi in realtà è una cosa per cui non vale la pena correggere, nel senso che no, non è che c'è un bias di avere considerato o meno un test di resistenza, no? Quell'ipotesi che dicevi è una scelta un po' così che si fa sul proprio credo terapeutico. Ti dirò di più, non so se sì, siamo attivi, cioè noi con Alberto stiamo cercando di tirare fuori un algoritmo che ti dica questo paziente deve andare in triplice e questo paziente deve andare in duplice. Abbiamo fatto tanti tentativi e siamo a buon punto, però proprio perché queste scelte sono talmente casuali, cioè ci manca quella cosa che ti dice il paziente perfetto è questo, il paziente non perfetto è quest'altro, capito? Quindi siamo riusciti a identificare dei fattori che in realtà però vanno comunque di volta in volta studiati in base alle caratteristiche del paziente fondamentalmente. È arrivata un'osservazione in chat che va proprio in questa direzione. Andrea De Vito, oramai un quarto d'ora fa, ma non vi volevo interrompere, scriveva: buongiorno a tutti, complimenti per il lavoro fatto in così poco tempo. Volevo chiedervi qual è il rischio di confondenti nell'avere così tanta variabilità di regimi nel secondo gruppo. Credo si riferisse proprio a questo degli inibitori dell'integrasi. Quindi forse in parte le risposte ad Andrea sono arrivate dalla discussione. Non so se volete aggiungere qualcosa. Beh, era la stessa cosa che mi chiedevo io ieri quando mettevamo questa cosa, tant'è che io gli avevo detto puntiamo su un STR con l'inibitore dell'integrasi, cioè andiamo a confrontare col Biktarvy, ma in realtà abbiamo anche pensato che nei database di pratica clinica ancora non abbiamo dei follow-up quest'ultimo farmaco che possano essere uguali a quelli di lamivudina dolutegravir che ormai utilizziamo da un sacco di tempo. Quindi poi probabilmente nell'analisi statistica si dovrà stratificare a seconda di quello che è l'INI di accompagnamento fondamentalmente. Scusate, posso chiedere a Simona, Alberto, insomma gruppo Doacre che ha i dati ben presenti, se c'è un bias di selezione attuale nel fare lo switch a una terapia a due farmaci in quei pazienti che hanno un tempo di virosoppressione più lungo rispetto agli altri, o non c'è? Non sappiamo questo. Ma in realtà, cioè dal punto di vista diciamo statistico, ancora stiamo affrontando il problema. Dal punto di vista clinico io ti posso dire che è una cosa che a me non blocca. Cioè se io vedo che il paziente va bene e non ha delle caratteristiche cliniche tali, cioè che sono fondamentalmente l'AIDS recente, un numero di CD4 molto basso, cioè per me che uno sia soppresso da 250 anni o da 6 mesi, in questo momento storico non mi cambia granché. E anche nei vostri dati non è una variabile che viene fuori come condizionante il fallimento? Assolutamente, cioè viene condizionante bene quando è in associazione con altro. Una cosa è la 184, cioè se tu c'hai la 184 e c'hai un tempo di soppressione piccolo, allora viene il fallimento virologico. Se tu c'hai un sottotipo, non B, e un tempo di soppressione piccolo, c'è il fallimento virologico, ma da solo il tempo di soppressione virologico non ti viene. Ok. Una domanda a Maurizio, lo posso fare? Ma veramente non si potrebbe, però. No, perché tanti mi chiedono classificazione CDC.
e noi su Orca non ce l'abbiamo. Lo so. Forse è il momento che lo aggiungiamo in qualche parte e iniziamo a raccogliere. Ma dobbiamo iniziare a raccogliere altri dati, perché come ho detto, diciamo anche abbastanza duramente a Dario e a Zazzi. Ma i dati che mancano... Ma dai, una cosa. Tanti dati clinici. Mancano viremie, cioè poi faremo un discorso a parte, insomma, su questa cosa, ma secondo me è arrivato proprio il momento di cambiare passo sulle variabili da raccogliere, capito? Posso fare una domanda? Prego, Valeria. Una domanda per Simona, visto che ha fatto tutto quel discorso sulla... sul fatto di consultare o meno i GRT. Quindi tu dici che come pratica clinica non è detto che venga utilizzato questo strumento per fare poi una valutazione sulla strategia di switch, è corretto? Ma quindi la domanda è, ma perché c'è una difficoltà di accesso al dato o perché è una presa di posizione? No, nel senso che non è una presa di posizione. No, sto scherzando, è una provocazione, nel senso che dal punto di vista del laboratorio, visto che appunto produciamo questi dati e che in parte cerchiamo anche di strutturarli dentro il database ARCA, cioè, mi dispiace sentire che non è un dato che viene preso in considerazione, quindi mi chiedo appunto se la criticità è la mancanza di accesso a questa informazione per una serie di motivi logistici, organizzativi, vari eventuali, che infatti in parte stiamo cercando almeno nel nostro centro di sanare immettendo tutti i genotipi dentro nel contenitore ARCA, in modo che poi anche il singolo clinico possa accedere a questo tipo di informazione, anche perché, come ben sapete, ovviamente poi è disponibile anche tutto il cumulativo della farmacoresistenza di quel paziente nel tempo, che potrebbe essere sempre un dato che può interessare dal punto di vista clinico. Guarda Valeria, cioè noi siamo un centro grande e lavoriamo, Stefano lo sa, anche con centri grandi come Milano, Modena, nell'ambito di Odoacre. Guarda, ti assicuro che noi, vabbè, qui è una battaglia continua nel cercare di avere genotipi in tempi cristiani, ma ormai ci siamo rassegnati fondamentalmente, però anche guardando centri grandi, cioè ritrovare genotipi vecchi, ritrovare anche genotipi recenti, perché io avevo chiesto ad Amedeo i genotipi dei pazienti naive in 2DR, pare che sia difficilissimo ritrovarli, capito? Cioè, o che non vengono collezionati o vengono infilati dentro la cartella, non si ritrova la cartella. Oppure per pazienti sono presenti da 352 anni e tu c'hai il genotipo chissà dove, cioè, te ne accorgi magari. Noi abbiamo un database che aggiorniamo, io ci metto tutte le sequenze e tutto quanto, però tante volte, come è accaduto per la 184, noi nei primi lavori di Atlas credevamo che questi non ce l'avessero, in realtà ce l'avevano in genotipi del 98 che sono venuti fuori dopo. Certo. No, ma poi più si va indietro nel tempo più è difficile, purtroppo ho sperimentato di persona questo aspetto per tutta una serie di anche aggiornamenti dei vari software e quant'altro, e quindi non è così semplice anche reperire informazioni molto vecchie. Dirò che secondo me c'è, cioè, strategia naive 2DR, la difficoltà più grande è quella di non avere il genotipo in tempo reale, quindi tu devi iniziare la terapia rapidamente e in centri come questi ti arriva il genotipo 50 mesi dopo. Quindi io come mi sto regolando? Sperando, Dio, che a questi non gli vengano le mutazioni di resistenza o non abbiano delle mutazioni di resistenza. Noi abbiamo avuto un caso naive messo da me in 2DR che poi c'aveva le mutazioni minori per gli inibitori delle integrasi. Per fortuna è andato benissimo perché erano delle mutazioni per i vecchi inibitori, ma lì sotto io ci potevo trovare di tutto, capito? Ah no, vabbè, certo, poi il discorso del 2DR in assenza del test ovviamente può essere un azzardo, su questo esatto. Sono d'accordissimo, anche è perché... È un'opzione che alcuni pazienti si giovano tanto, cioè adesso noi facciamo le diagnosi nei ventenni, cioè io come medico in un ventenne, se riuscissi a risparmiare la tossicità di un farmaco lo farei molto volentieri in questo momento. Certo, il problema è che appunto anche recentemente non è che la 184 non gira nelle nuove diagnosi,
perché è anche capitato recentemente di vederle, e anche e soprattutto, come dici tu, in questa popolazione giovane. Quindi, ma io poi penso anche che un genotipo che ci abbia le mutazioni primarie agli NN comunque è indice di un virus, certo, che magari va coperto meglio, capito? No, certamente, perché poi tu vedi la 103 che è proxy di qualcos'altro, quindi esatto, che ne sai di cosa c'è stato in realtà in quel fallimento che è passato. Poi sarà la quasi specie minoritaria annidata chissà dove, però, ma è molto probabile che la 184 da qualche parte c'è, sono perfettamente d'accordo con te. Simona, posso introdurmi un attimo sul, facendo un paio di considerazioni sul lavoro? Intanto mi vorrei un attimo riagganciare a quello che avete detto finora, Valeria e Mattia, sul fatto che nella pratica clinica, di fatto, la terapia dual viene scelta dal clinico e quindi ci sono una serie di fattori che vengono considerati nella prescrizione di questo tipo di regime a due farmaci rispetto alla prescrizione di un regime a tre farmaci. È difficile individuare questi fattori perché, secondo me, da centro a centro e forse anche da clinico a clinico, i fattori che vengono presi in considerazione sono probabilmente molto diversi. C'è chi dà più peso al genotipo, c'è chi dà più peso alla storia terapeutica, c'è chi dà più peso all'aderenza del paziente, alla tossicità, eccetera, eccetera. Da quello che emerge da studi che hanno un impianto simile, ti ricordi abbiamo fatto una cosa simile per l'odoacre presentata all'ultimo CROI, di fatto quello che spesso emerge è che effettivamente la durata di virosoppressione del paziente va a influire nella scelta della terapia, ovvero i pazienti che semplificano la dual rispetto ai pazienti che proseguono, che switchano ad una triplice con l'integrasi, sono pazienti che hanno una durata di virosoppressione che è tendenzialmente maggiore. E questo poi ritorna anche nei lavori che aveva fatto Alberto, spesso la durata della virosoppressione influisce in parte sul rebound virologico, definito come fallimento, come blip o come discontinuation anche nell'outcome composito. Quindi questo è un fattore che purtroppo negli studi da pratica clinica non riusciamo ad ottimizzare al meglio e forse influisce anche sugli outcome futuri. La domanda è, la faccio a te perché ora stavo parlando con te, ma anche Mattia forse in questo senso ci può dare una risposta. Come possiamo limitare l'impatto di questo fattore? Cioè, basta una correzione in un'analisi multivariata o, essendo un fattore molto importante, è il caso di utilizzarlo come criterio di inclusione negli studi, cioè limitando magari la casistica a pazienti che hanno un tot di tempo di virosoppressione, quindi uniformando gruppi. Se ci sono i numeri, di solito è sempre meglio stratificare che aggiustare. Più facile da interpretare, evita problemi se per caso la variabile non fosse un confondente ma fosse un collider, cioè praticamente è qualcosa che viene causato all'outcome anche se è concomitante o precedente. In quel caso, quando si aggiusta, si aumenta il bias invece di ridurlo, come succede con i confondenti. Quindi io di solito, quando si ha il dubbio, preferisco un approccio stratificato se ci sono i numeri. Se non ci sono i numeri, bisogna sopra e decidere se la direzione causale è in un senso o nell'altro. Quelle sono assunzioni che si dichiarano poi quando si scrive il paper, si dice qui assumiamo che questo sia un confondente per cui aggiustiamo. Ma se c'è evidenza che in realtà non è nella path causale, non si mette neanche come variabile di aggiustamento perché potrebbe aumentare il bias. Si ignora perché si assume che non sia influente in una direzione ma nell'altra.
Qua la numerosità mi sembra da un'estrazione preliminare sia abbastanza sostanziosa anche rispetto alla corte d'Oacre. L'ultima analisi che avevamo fatto è nettamente superiore, probabilmente i dati di Odoacre sono cresciuti nel frattempo, però il numero di pazienti è di tutto rispetto, quindi forse... Beh, Massi, secondo me mancano anche numeri, perché se tu consideri che solo noi qui ormai siamo quasi a 800-900 strategie di semplificazione, quindi qui credo che manchino anche tanti nostri pazienti, proprio perché in questo momento noi abbiamo le sequenze totalmente ferme. Covid ha superato ogni tipo di... I macchinari servono tutti per il Covid, quindi i genotipi non li stanno facendo nemmeno. Quindi dovete aggiornare. Quindi è anche un problema proprio del vostro centro, Simona, cioè potreste recuperare voi stessi dei pazienti? Guarda, finora tutto è recuperabile. Iuri, credo che Francesca abbiano fatto un lavoro non data da tantissimo tempo, sicuramente pre-Covid, di andare a riprendere tutte le sequenze. Sì, no, sì. Però io stessa ti dico che, cioè, ormai il genotipo lo chiediamo molto raramente, proprio perché non avendo risposta in tempi recenti abbiamo, insomma... Allora, questo conferma che anche noi abbiamo avuto dei ritardi nella consegna dei referti delle resistenze, perché, come immaginerete, cioè, il laboratorio è focalizzato H24 su Covid, e quindi un po' facendo, soprattutto abbiamo il comparto dei tecnici che è carente, quindi anche volendo... Non si riesce a produrre proprio fisicamente il dato, quindi io non riesco quindi poi a analizzarlo a valle. E purtroppo sì, è una delle criticità figlie di questa cosa. Infatti l'altro giorno, proprio domenica, ero di turno, ho chiamato Giacomelli e ho detto: ah, guarda che il tuo paziente è resistente da naive, perché... mi sembrava il caso di segnalarlo immediatamente, anche se gli ho rotto le scatole di domenica, perché ero già in ritardo comunque nella tempistica, ecco. Guarda, ti dico solo che noi nelle diagnosi che abbiamo fatto, sia AIDS relate sia non AIDS, fondamentalmente in questi ultimi mesi, io che sono, insomma, una che, Stefano lo sa, 2DR nel naive ne mette, abbiamo messo tutti inibitori della proteasi. Ah, ok, quindi non ti sei sentita confidente. No. No, insomma. Certo. Io ne volevo approfittare un attimo, l'ultima domanda, giuro. Visto che ci stanno sia Mattia che ha dato una giusta dritta, secondo me, riguardo proprio gli anni di soppressione, e volevo approfittare un attimo del fatto che c'è Maurizio, magari, e comunque tutti quanti, proprio per avere un'idea dell'interpretazione di questo dato, cioè gli anni, di come gli anni di soppressione, ormai in diversi studi comunque, appare come un fattore che predice, o in maniera, diciamo, in maniera protettiva, cioè più gli anni di soppressione virologica sono tanti e minore il rischio di fallimento. Io volevo capire se secondo voi, se secondo Maurizio in particolare, c'è una motivazione virologica proprio alla base di questo, oppure semplicemente che quelli che hanno più anni di soppressione sono quelli che sono i pazienti più stabili, quelli che più complianti alla terapia, con meno mutazioni magari e via dicendo. Cioè, come lo interpretereste voi questo dato, e quindi se effettivamente considerarlo come un confondente nell'analisi oppure escluderlo e considerare le altre cose che potrebbero invece essere, per cui gli anni di soppressione magari sono semplicemente un mediatore magari dell'effetto, non so, un collider, come diceva Mattia. Io penso che sia un insieme delle cose che hai detto, nel senso che un tempo molto lungo di virosoppressione certamente ti identifica un paziente più rispettoso delle direttive che tu gli hai dato, questo è evidente, indipendentemente dal tipo di terapia. E dal punto di vista virologico io credo che sia ragionevole assumere che lentamente, oggi questo anzi lo sappiamo, in particolare lo sappiamo dai dati della corte svizzera, che è riuscita, solo gli svizzeri potevano farlo, insomma è riuscita a seguire per 10 anni un po' di pazienti, lì si vede che c'è un decadimento progressivo, lento, ma comunque non è zero,
anche dei reservoir, no? Misurando semplicemente il dato grezzo di HIV DNA. Quindi questo cosa significa? Verosimilmente significa che una terapia più dura in modo efficace nel tempo e più tende a ridurre progressivamente questo serbatoio. Conseguentemente tutti i rischi che derivano sull'allentamento di pressione su quel serbatoio vanno incontro evidentemente a una possibilità di rebound che si allontana nel tempo. È un po' come se tu dovessi ripescare il tesoro dei pirati che è su un fondale di 20 metri o il tesoro dei pirati che è su un fondale di 300 metri. Ecco, questo credo che sia ragionevole pensarlo, anche se nessuno ne ha la prova provata. Insomma, ecco, l'unico dato un po' suggestivo è questo che ti dicevo della Corte Svizzera, dove seguendo pazienti per, mi pare siano arrivati a circa 10 anni, loro vedono che c'è un decadimento lineare che è apparentemente quasi impercettibile, però nei numeri grandi diventa anche statisticamente significativo, che ti dice che prima che tutto se ne vada il paziente sarà morto di altri motivi, questo lo sappiamo, no? Però comunque il decadimento c'è, quindi avere 6 anni di virosoppressione o 6 mesi di virosoppressione chiaramente sono due contesti diversi. No, questo è interessante perché se ci pensiamo, no? Ipotizzando che dual e triplici siano uguali, un paziente che viene da una triplice con più o meno anni di soppressione, diciamo, passa a una dual e poi questo a un certo punto non continua, sembra quasi che non continui la sua parabola discendente in termini di HIV DNA o diciamo di mantenimento della soppressione, perché a un certo punto invece tende a rifarsi. Poi chi se lo rifà prima, questo rebound, questo fallimento, è chi ci aveva meno anni di soppressione. Però è strana come cosa, comunque fa scattare quasi un campanello d'allarme, o no? Beh, io penso che sul monitoraggio in questo senso con marcatori alternativi ancora dobbiamo riuscire a mettere su qualche strumento che sia fruibile, quindi fruibile mi riferisco alla totalità o quasi totalità delle realtà cliniche, e che sia anche affidabile, perché al momento, cioè il dato globale, se tu fai uno studio tipo quello svizzero viene fuori, però poi le variazioni individuali ci sono, quindi un conto è gestirlo per dare un'informazione a livello di popolazione e un conto è utilizzarlo direttamente come strumento clinico individuale su quel paziente. Ecco, sono due cose un po' diverse. Lo stesso discorso mi viene come paragone molto semplice, è quello della cosiddetta viremia residua, no? Il dato che tu vedi sotto 40 o sotto 20 a seconda dei kit detectable versus not detected. Detected versus not detected. E se lo guardi come popolazione ha un significato, però se pensi di usarla direttamente nel singolo paziente entri in una zona di rischio perché la riproducibilità di quel dato è molto scarsa, quindi per usarlo sul singolo paziente la butto là, lo dovresti misurare ogni volta 4 volte su quel paziente e su quel campione. Quindi, capito, sono aspetti, insomma, non semplici, ecco, però penso che questa discussione sui possibili bias che si introducono evidentemente in una raccolta dati che deriva da realtà clinica, quindi dove non c'è nessun tipo di randomizzazione in realtà, ma c'è una scelta consapevole del clinico, credo che sia importante. Ecco, anche per me i quesiti che facevi tu, stratificazione, correzione del dato in multivariata, correzione con altri approcci tipo propensity score, eccetera, anche per me ovviamente è una materia, non dico oscura, ma abbastanza nebulosa, per cui penso, e anzi in questo senso rinnovo l'invito a fare affidamento sempre sull'aiuto di persone che sono statistici non per hobby ma per professione, insomma, ecco, perché il mio consiglio è spesso e volentieri neanche lo statistico ha le idee chiare, però adesso ci stanno dei metodi più moderni, i famosi DAGs, Directed Acyclic Graphs, in cui secondo me sono un ottimo punto di contatto tra medico e statistico, perché il medico fa il disegno, dice questa variabile secondo me influenza quest'altra, eccetera, eccetera. È un sistema completamente grafico. Lo passa allo statistico, poi lo statistico ci fa le equazioni, structural equation model sotto. E alcune volte non è
diciamo, quando si parla di multivariata si pensa sempre, ok, quale variabile metto e quale non metto? Perché i collider non si collider non si mettono, i confondenti vanno messi. Però non è così semplice, ci stanno i mediatori, alcune volte ci stanno i cicli nel grafico, a quel punto non puoi far più niente, cioè non si risolve. Però questa è anche una cosa che sto cercando di portare avanti nel nostro dipartimento di epidemiologia, è disegnare sempre la struttura causale che si ha in mente, assumerla come più o meno corretta e poi vedere se c'è una soluzione analitica. Da quel punto in poi è il lavoro dello statistico, però il contributo del medico è importante, perché se viene chiesto a me di fare la struttura causale, io ho molta meno competenza di dominio clinico rispetto al medico. E non credo sia difficile per un medico, diciamo, creare questo grafo, si mettono le variabili come nodi e poi si dice questa influenza questa, secondo me è un mediatore, oppure no, le direzioni delle frecce le conosce più il medico e lo statistico, e poi si passa il grafico allo statistico. A quel punto lo statistico lo mette su RSAS, ci stanno gli algoritmi che tirano fuori addirittura adesso il numero minimo di variabili da aggiustare in multivariata se esiste una soluzione, e poi da lì è tutto in discesa. Bene, grazie Mattia. Io penso che anche per quanto riguarda i tempi possiamo passare al prossimo gruppo, in modo di dare un po' di spazio a tutti. La discussione su questo argomento è stata veramente viva e spero che il progetto continui, coordinato da Simone, con la partecipazione di tutti i ragazzi medici che hanno preso parte al suo gruppo. Il gruppo successivo che presenterà il lavoro direi che può essere quello tutorato da Stefano Rusconi. No, va benissimo Massimiliano, ma quindi il secondo argomento di Simona, di gruppo Simona, lo vogliamo? Da quello che ha detto Simona, da quanto ho capito, hanno sviscerato solo questa query. Ok, no, scusami, come l'ero perso, scusami. Quindi abbiamo dato un po' più di tempo a questo. No, perfetto. Scusami, me ero distratto all'inizio. E quindi niente, anch'io chiederei, allora, siccome parleranno i ragazzi, insomma, gli specializzanti, che ragazzi è molto affettuoso e non è senz'altro derogatorio, quindi in realtà allora noi abbiamo sviscerato, almeno abbiamo cercato di sviscerare entrambi, quindi il primo progetto in ordine di apparizione come da tabellina qua Excel sarebbe la repository dei casi clinici su web, e in questo caso i presentatori saranno Laura Pezzati e Federico Conti, e poi per il successivo, che quindi è invece l'impatto della resistenza scientifica in RTA, insomma, in patienti experience che poi faranno un regime duplice 2DR contenente tripivirina, sarà, adesso ve lo dico se la trovo, scusate ma non la conosco bene come le mie due vittime, sarà invece la Paola Laghetti che lavora a Bari con Laura Monno, quindi bisognerebbe accreditare queste tre persone come faculty. Grazie. Chiedo a queste persone di alzare la mano, così riusciamo ad individuarle tra tutti i partecipanti. Vedo Federico Conti, Paola Laghetti. Sì, va bene, perché Federico e Laura stanno usando lo stesso computer, quindi va bene mettere Federico, abilitare Federico. Grazie. Perfetto. Provate a parlare perché forse non vi sentiamo. Mi sentite? Sì. Ok. Come si fa? Ok.
Allora, ci siamo concentrati su quella che è la creazione di un deposito, una repository di casi clinici, con questa idea. Non sempre i nostri colleghi lavorano in grandi centri o magari lavorano anche in grandi centri, ma possono avere dei dubbi in merito a quale potrebbe essere il tipo di TARV più efficace in dei pazienti difficili. Allora, chiaramente possono insorgere dei dubbi. Questo database avrebbe questa funzione, sostanzialmente, di fornire un insieme di casi clinici con variabile outcome, quindi risolti positivamente o non positivamente anche, focalizzandosi su pazienti che abbiano o dei profili di resistenza complessi o che abbiano delle comorbosità o uno stadio clinico di malattia tale per cui le loro, diciamo, possibilità terapeutiche siano difficoltose da scegliere. E ARCA e le persone che ad ARCA afferiscono darebbero il valore aggiunto della loro esperienza clinica nella scelta di regimi di terapia più efficaci. Per cui la nostra idea è quella di creare un sito che afferisca ad ARCA, all'interno del quale inizialmente inserire un pool di casi clinici che ogni centro che dà i suoi dati ad ARCA potrebbe fornire, diciamo, da 1 a 5 indicativamente casi clinici complessi a seconda della grandezza del centro, focalizzandosi appunto su questi pazienti difficili e eventualmente, se si potesse fare, anche raccogliendo casi clinici da congressi piuttosto che da summit di case farmaceutiche e eventualmente mettendo anche un link a PubMed o Embase in modo da garantire la possibilità di cercare anche nella letteratura anche proveniente da paesi stranieri in modo da creare un basket, diciamo, di casi clinici. A questo punto noi promuoveremmo il nostro sito e una volta raggiunto un numero critico di casi lo apriremmo al pubblico. Cosa farebbe quindi il pubblico? Ecco, questa è un'ipotesi di come potrebbe funzionare questo eventuale sito barra repository di casi clinici. Quindi abbiamo un clinico con una problematica, un caso che non riesce a risolvere o magari pensa di non aver risolto in maniera ottimale, accede al repository, lo interroga inserendo le informazioni relative al paziente affinché da una parte ottenga delle risposte, quindi individui dei casi clinici che sono simili al proprio caso e quindi ottenga delle informazioni. E dall'altra questi dati vadano ad arricchire il repository stesso. Peraltro pensavamo che potesse essere un'idea utile che nel caso in cui si trovi un match di un caso simile venga avvertito magari tramite mail anche chi ha inserito quel caso, perché magari può arricchire il clinico che ha il problema dando dei consigli o comunque aggiornandolo sull'andamento del caso stesso. Un terzo possibile step potrebbe essere quello del team di esperti di ARCA, nel senso che non è detto che il caso clinico abbia un corrispettivo già avvenuto nel passato e quindi che la semplice ricerca attraverso uno storico di casi simili possa aiutare il clinico che magari ha un caso del tutto nuovo o molto particolare. In questo caso il valore aggiunto è proprio la possibilità di interagire con delle persone che potrebbe avvenire ovviamente non in tempo reale, ma magari a intervalli anche lunghi di mesi, però ci si potrebbe ritrovare per discutere di questi casi. I vantaggi evidentemente sono sia per il clinico sia che per il database ARCA, nel senso che
da una parte il clinico, ed è quello che ci interessa dal punto di vista di offrire un servizio, ottiene delle risposte alla propria problematica, sia dalla consultazione dei casi clinici, sia eventualmente dall'esperienza del team Arca. D'altra parte anche il team Arca stesso si arricchisce perché comprende meglio quali sono le esigenze real life del clinico e ottiene in cambio anche delle informazioni relative a casi clinici reali. L'utilizzo dei dati poi può essere utile per appunto ottenere un rifornimento dei casi clinici all'interno del repository stesso. Le domande poste evidentemente offrono degli spunti tanto per la ricerca, perché magari ci sono aree di ricerca non ancora esplorate e che però hanno un interesse clinico, quanto per la didattica, perché non è così scontato che una problematica clinica magari diffusa e alla quale magari dal punto di vista della ricerca è già stata fornita una risposta, ecco che questa risposta sia conosciuta da tutti quanti i clinici che magari si trovano in difficoltà. Terzo punto è eventualmente l'utilizzo di questi dati per effettuare eventuali studi, cosa che ovviamente potrà avvenire soltanto molto avanti e se i dati raccolti saranno di qualità. Chiaramente ci sono delle problematicità e la prima e più evidente è quella relativa all'utilizzo del dato sensibile, per cui sicuramente ci sarà da fare una valutazione di quello che è il consenso per la gestione del dato. Poi bisognerà anche capire in che modo andare a proporre il nostro progetto, come sponsorizzarlo, come ottenere i finanziamenti, chiaramente gli sponsor più adeguati. E un'altra cosa importante sarà quella di sensibilizzare sia noi tutti in quanto amici di Arca a inserire i primi dati clinici, i primi casi clinici, ma poi soprattutto stimolare le persone che avranno usufruito del servizio a darci dei dati di follow up in modo da ulteriormente ingrandire quello che è il nostro database. Se poi dovessero essere così bravi da mettere loro stessi, non necessariamente per farci una domanda, i loro casi clinici anche già risolti, chiaramente questo poi non potrà che farci piacere. Ecco. Per cui, grazie a tutti. Posso intervenire? E non so se puoi intervenire, però sei di fianco a me, sono il capogruppo. Hai fatto un ottimo lavoro, avete delineato quelli che sono un po' i punti chiave per lo sviluppo di questo progetto, che era un progetto di fatto che, a cui Maurizio teneva molto, l'ha proposto e aveva piacere che fosse discusso tra i vari componenti del panel e con i partecipanti dell'Arca. Mi sembra che il lavoro che avete fatto c'è Valeria che vuole fare una domanda. Intanto diamo la parola a lei. Allora, volevo fare un commento perché ho seguito il lavoro di gruppo e devo dire che tra le due query che sono state date questa è stata veramente molto apprezzata dai partecipanti e infatti ha stimolato tantissimo la discussione. Quindi, visto che è una cosa che esula un po' dalle query classiche di Arca, mi sembra che sia stata una buona idea inserirla, perché è diventato qualcosa di complementare a quello che è il database Arca. E sono stati molto propositivi i partecipanti nell'ideare questo progetto e devo dire che poi il loro leader, il tutor, Massimo. Stefano aveva detto che dovevano essere molto accattivanti nella proposta e mi sembra che anche come hanno in qualche modo presentato la proposta di studio e anche la grafica, mi sembra che sono stati veramente molto bravi perché hanno risposto a questa richiesta del loro tutor molto pressante, che come sempre Stefano è molto esigente. Quindi faccio i complimenti perché
poi tutti i punti sono stati ben delineati e spiegati. È importantissimo quello che avete detto dell'importanza anche del follow up, quindi chi ha proposto il caso deve dare anche un feedback di quello che poi è avvenuto in base anche alla gestione del paziente, sulla scorta delle, appunto, delle indicazioni che viene dato poi dal repository stesso, e quindi è qualcosa che si autoalimenta e che arricchisce poi il repository stesso. Quindi mi sembra una proposta ben confezionata che meriterebbe appunto di essere portata avanti. Posso fare un'osservazione io? Sono Barbara. Vai Barbara, vai. Eccomi. Sicuramente bellissima come proposta e anche come è stata sviluppata, perché per quanto tutti ci tenessimo tanto, avevamo anche tanto timore. Una cosa che vi vorrei proporre come gruppo che si è fatto e si farà portavoce di questo progetto innovativo, potrebbe essere utile secondo voi dare, non dico un alert, ma una sorta di aggiornamento periodico ai centri? Mi spiego meglio, se noi la introducessimo soltanto sul portale rischieremmo, travolti dalle mille attività quotidiane, cliniche e non solo, di non avere il tempo di andare a cercare i casi clinici che sono stati discussi e sviscerati in ARCA, a meno che non siamo noi ad averli proposti, e quindi chiaramente diventerebbe un fine utilitaristico. Poiché siamo in procinto, speriamo di riuscire a portare avanti una sorta di newsletter o comunque un aggiornamento periodico delle attività della Corte e anche delle statistiche della Corte, potrebbe secondo voi essere inserito questo elemento, ad esempio i casi clinici più interessanti, fatti circolare via email o con un altro canale che ritenete più adatto, in modo da coinvolgere attivamente anche coloro che il caso clinico non lo hanno ancora presentato o che non hanno avuto la possibilità di farlo? Penso di sì, nel senso che è una, non so come sia, senz'altro quello che il professor ha un nome tecnico, nel senso che è un aumento del circolo virtuoso, vale a dire sia un'incentivazione ai clinici che sono più avvezzi a proporre, quindi non è che mi senti inorgoglito perché sul numero, su questa newsletter, hanno pubblicato proprio il mio caso, o il caso di Federico, di Laura, quant'altro, ma insomma un caso del centro, ma perché effettivamente si aumenta la voglia di condividere, secondo me, sempre nell'ottica di un circolo virtuoso. E anche questo circolo virtuoso può essere, anzi senz'altro è anche nei centri che o hanno un numero minore di pazienti e quindi probabilmente hanno anche un numero minore di casi difficili o comunque non sono tanto avvezzi a mettere un caso insieme, perché i casi ce li hanno tutti, però bisogna vedere se sono abituati a organizzarsi semplicemente perché uno forse ha avuto negli anni degli impulsi da qualcun altro a organizzare un caso che gli è capitato, oppure ancora non è totalmente travolto dagli impegni clinici che uno magari ha tantissima buona volontà, ma è proprio spianato questo anche prima del Covid. Quindi però mi sembra che sia un'ottima, ottima idea, specialmente se, come dici giustamente, si farà questa newsletter, questo aggiornamento periodico. Quindi mi sembra un'ottima cosa introdurre sempre in maniera molto agile uno o due casi su cui c'è stato un dibattito, semplicemente perché a discrezione del board rappresentano un qualcosa da sottolineare, diciamo, nella sua complessità o nella sua stranezza. Io penso che forse è meglio non inviare un newsletter con tutte le informazioni, che così i medici diventano pigri, lo leggono questo newsletter e finisce qua. Forse è meglio inviare qualche email di notifica che ci sono nuovi casi, e in questo modo loro entrano nel portale e possono vedere i casi e possono anche dare il loro parere.
Sì, penso anch'io che il sistema della notifica alla fine sia più efficace, perché è vero che riceviamo, non so, 100 mail al giorno, di cui 10 richiedono immediata attenzione, quindi le altre 90 rischiano in buona parte di essere un po' trascurate. Però io credo che se è fatto bene con il titolo che dice che c'è un nuovo caso clinico sul repository di Arca e tre righe, tre, che dicono che tipo di caso clinico è, secondo me, e poi con il link ovviamente, secondo me può funzionare. Io vedo, vi capiteranno anche a voi, insomma, io vedo quelle che fa Medscape, sapete tutti che io non sono un clinico e per fortuna non vedo pazienti, però a me personalmente spesso viene di leggerle, perché se sono fatte bene sono carine, hanno un sacco di informazioni, sono quelle sono fatte bene, ma può essere anche appunto uno spunto di così da consultare. Volevo dire due o tre cose sulla base della presentazione. Anch'io ringrazio molto i ragazzi e anche il loro tutor, perché effettivamente avete interpretato bene quelle che erano un po' proprio appunto nel mio desideri. E per quanto riguarda il consenso informato, io non sono un esperto di queste cose e non lo voglio essere assolutamente, però il consenso informato in realtà ogni paziente cui dati sono in Arca deve averlo, quindi credo che quello sia già sufficiente a copertura, perché non è che gli stiamo chiedendo niente di più, sono i suoi dati, lui ha firmato un consenso dove dice che acconsente all'uso di quei dati a fini di ricerca, di formazione, eccetera eccetera, di tipo non profit, quindi credo che ci rientriamo abbondantemente. Un aspetto molto importante è curare da parte vostra, che siete a disegnare un po' questo tipo di strumento, cercate di pensare bene sui tipi di output che deve dare, perché io per esperienza, questo sì è un'esperienza diretta di colloquio con i clinici con i quali ci consultiamo su casi effettivamente difficili in particolare, una delle cose più difficili che abbiamo sempre come problema è la possibilità di vedere la storia del paziente in una modalità che sia efficace, sia come tempo, sia come quantità e accuratezza e integrazione dell'informazione. Quindi, non so, giusto per farmi capire, potrebbe essere un grafico che scorre nel tempo, che io posso trascinare da destra a sinistra e nel quale posso scegliere con delle caselline di vedere o non vedere, quindi mettere insieme una serie di variabili che possono essere l'andamento dei CD4, della carica virale, i label delle terapie iniziate e finite, i genotipi con i livelli di resistenza, cioè una cosa che si può comporre così, o le comorbidità, o tutto quello che ci può stare dentro, in modo da avere una visualizzazione efficace, che poi deve essere la base sulla quale il clinico, o meglio ancora il pool, meglio ancora se multidisciplinare, cerca di prendere una decisione su quel paziente. E l'ultima cosa è l'inserimento dei dati. In realtà non deve essere, cioè nella diapositiva non ho capito bene che cosa volevate dire, ma probabilmente è solo una mia misinterpretazione. Il database in cui inserire i dati c'è già, cioè ed è Arca, quindi non bisogna costruire un altro contenitore. Semmai quello che vi chiediamo è di verificare insieme ad Adrian, che sa, o anche insieme a me, insomma, che sappiamo come è fatto il database nei minimi dettagli, se c'è posto, cioè ci sono le tabelle e le colonne giuste per inserire tutto ciò che ritenete utile per la discussione di questi casi clinici. Io credo che ci sia tutto, ma potrebbe venire fuori una X cosa che interessa per la discussione di un caso clinico e magari non c'è quella tipologia di dato dentro, ovviamente ce lo mettiamo, insomma non stiamo a costruire un altro contenitore. Tanto più che evidentemente se un paziente è già in Arca da tempo, si tratterà solo di aggiornare i dati per confezionare il caso clinico, renderlo poi visibile, fruibile attraverso queste visualizzazioni, che poi è la parte vera da sviluppare da un punto di vista di information technology. Ecco. Questo può succedere per i pazienti che esistono in Arca, è facile prendere tutti i dati di questo paziente e visualizzare.
ma se un caso nuovo di un paziente che non fa parte in ARCA, comunque serve inserire qualche dato per questo paziente. Certo, certo. Però volevo dire di inserirlo direttamente in ARCA, non in un altro contenitore da collegare ad ARCA. No, se è un'iniziativa di ARCA, la logica dice questo, che è collegato direttamente là per facilitare tutte le cose. Ma forse adesso, visto che dobbiamo comunque cambiare la piattaforma di ARCA, infatti per tutti quelli che non lo sanno, in questo momento si sta facendo un po' il passaggio a una nuova piattaforma di ARCA, magari usare questo momento e anche riferendosi alle cose che ha detto anche prima Simona, che ci sono alcuni dati tipo i CD10, tanto per nominare uno che ci mancano, a rivedere un po' la struttura e approfittare di questo momento anche per mettere alcuni pezzi mancanti della struttura, sia per le altre cose, ma sia anche per questo caso. Se posso dire appunto, senz'altro, allora la dicotomia che hanno fatto Maurizio ed Adria senz'altro è vera, cioè se un paziente è già in ARCA o non in ARCA, siamo d'accordo. Posso dire che però, per esperienza diretta, direttamente magari in anche i centri ARCA, hanno il paziente già in ARCA, dovranno evidente verificare, utilizzando sempre, come bene dice Maurizio, il database ARCA, se tutte le informazioni dei campi esistenti ora, sto dicendo Antonia, ci sono, perché molto spesso magari hai messo delle cose, delle altre no, e quindi chiaro, se tu ti vuoi focalizzare su un certo caso, devi avere davvero tutto assolutamente completo. L'altra cosa che si diceva è, che dicevate adesso, vedere che il database contenga le cose giuste. Con questo progetto è un progetto che è un po' un'ARCA 2.0, vale a dire, qui ci stiamo un po', passatemi un po' il neologismo, iconizzando, vale a dire, inseriamo in un sistema esperto, cioè il gruppo ha deciso che nel sistema esperto collaborativo, che peraltro il gruppo, ma questo un po' risente di discussioni avute con Maurizio, che non solamente ci interessa storia terapeutica e quindi fallimenti o non fallimenti e mutazioni, ma anche interazioni farmacologiche e comorbosità. Perché il caso difficile, come diceva ieri bene durante i lavori di gruppo Francesca, deve tenere conto di varie situazioni pratiche, perché altrimenti se facessimo solamente l'interpretazione di un caso, di un paziente che alberga un virus MDR, facciamo la stessa cosa che fa già benissimo il registro prestigio, mentre noi non vorremmo fare totalmente come fare il registro prestigio, con modalità diverse dicono, ma il LAME è quello lì, vorremmo considerare il paziente difficile a 360 gradi. E poi l'altra cosa che volevo dire, ecco sì, a livello di agevolazione dei centri piccoli che non hanno tutto il tempo per mettere dentro, cioè la proposta che è venuta fuori da molte persone all'interno del gruppo è, se uno veramente ha un caso clinico per cui vale la pena discutere con soluzione o non con soluzione, ma comunque si sente di proporlo, quindi già è un buon passo, una buona azione, insomma una buona iniziativa, però magari non ha il tempo di mettere dentro nel database ARCA, quindi se ci manda, non so come organizzare questo perché questo è un lavoro un po' difficile, no? Pesante, ma se ci manda la medicina narrativa piuttosto che uno slide set che ha già preparato, a questo punto una segreteria, chiamiamola così, la metto un po' così, mi rendo conto che questo termine vuol dire tutto e nulla, comunque un apparato di persone lo può, fra virgolette, tradurre, riversare nel database, cioè non direi solamente, non mi limiterei al fatto che se tu sei un centro piccolo non puoi fare nulla perché sei oberato da 10.000 turni di guardia al Covid e quant'altro, però è una cosa preziosa da che tu vuoi condividere, mandaci quello che hai, al massimo saremo noi a dire nella medicina narrativa dimmi anche questo, questo e questo che mi manca, per non dire
se non inserisci tu in arca, sei fuori, perché secondo me andiamo a perdere delle cose, oltre a non fare un'operazione, secondo me, democratica. A questo proposito ci sono dei bellissimi spunti in chat, scusatemi se entro un pochino a gamba tesa. Poi proprio vorrei dire una cosa, Barbara, quando mi dai la parola. Ok, era solo perché davo un attimo un occhio all'orologio ed è interessantissima la discussione, però le query sono tante. E in chat e anche in domande e risposte ci sono degli spunti da Andrea De Vito e alcuni da Mattia Prosperi che probabilmente potranno essere affrontati e portati avanti anche nella discussione da parte del gruppo quando si incontrerà nel prossimo incontro entro il 15 ottobre, proprio sul reperimento di finanziamenti, oltre che sulle infrastrutture e sulle relazioni tra coorti. Ora questi forse, non so cosa ne pensate voi, ma penso sia meglio girarli direttamente al gruppo in modo da portare avanti la discussione. Che dite? Barbara, li metto io, quelli di Mattia, direttamente nell'area del gruppo. Io volevo approfittare della presenza di Mattia. Scusatemi, prima che finisca il tempo, perché una delle cose, la presentazione è veramente bellissima, complimenti, e una delle cose che dice la presentazione è il trovare i casi simili. E ovviamente questo non è una cosa banale. E ieri ne avevamo parlato, avevamo detto di pensare a una cosa tipo machine learning, che però ovviamente ha bisogno di molti dati per l'apprendimento. Questo ovviamente però dipende anche da quante sono le variabili, quindi ovviamente tutta la parte di cui stavate discutendo, di quali sono le variabili che caratterizzano il caso difficile, ovviamente in questo caso sarebbe appunto molto importante da definire in maniera strutturata. E volevo sapere però se Mattia comunque pensa che sia una cosa percorribile, o in base a che diventa percorribile oppure no. Questo l'avevo scritto pure in chat. Una cosa che potrebbe essere interessante, ma pensiamo per esempio, abbiamo parlato di Medscape, al fatto che ci sta questo scambio di opinioni tra medici che di solito è testuale o può essere registrato. Comunque la componente, io pensavo che la componente testuale, le riflessioni sulle clinical notes che i medici mettono in cartella, per esempio, eccetera, possono essere delle informazioni importanti da aggiungere alla raccolta del dato classico, che sono poi le analisi di laboratorio, le terapie, eccetera. E io ho lavorato su alcuni progetti recentemente che operano natural language processing, quindi l'utilizzo di machine learning su dati testuali. Adesso come adesso non è possibile fare grandi cose, di solito si riescono ad identificare dei testi che hanno delle topics, diciamo, degli argomenti simili. Io ho lavorato più che altro su sentiment analysis, quindi vedere anche il tono in cui un testo viene scritto, erano progetti differenti. Si può fare della ricerca di informazioni, per esempio se si crea un dizionario di sintomatologie o di eventi che possono essere determinanti per un caso o meno. Quindi questo tipo di analisi è fattibile. Però da qui ad avere un'analisi critica poi dal punto di vista medico di testi e di notes, c'è molta strada da fare. Io credo che la componente testuale sia importante come tracciamento dell'informazione, ma più che altro come spunto per i clinici a discutere questi casi e anche a trovare dei casi simili per nuovi casi. E credo che la parte di machine learning sia meno importante rispetto alla parte di presentazione e di facilitazione nella navigazione del dato. Cioè, se abbiamo tutto, fai conto, memorizzato in tabelle, magari per esempio le dashboard di Arca in cui si vedono i grafici del var allowed, eccetera, sono importanti. Si può fare una cosa simile per non solo incentivare l'uso, ma anche migliorare l'utilizzo della piattaforma per
il progetto in questione. Cioè bisogna discutere casi clinici difficili, bisogna cercare casi clinici difficili che potrebbero essere simili ai casi clinici difficili che il medico sta gestendo in questo modo. Bisogna leggere le note dei medici e cercare di capire quali sono state le discussioni che sono già avvenute e vedere poi, al di là dell'andare a vedere la VARALO dopo 6 mesi, vedere qual è la valutazione qualitativa di questo caso difficile dal punto di vista del medico. E quindi un'infrastruttura informatica che ha un componente di visualizzazione, di utilizzo, eccetera, va progettata on top, sopra a questo dato. Quindi sì, l'infrastruttura ARCA va bene per memorizzare, però poi bisogna creare una piattaforma di fruizione per il medico. È per questo che ho anche scritto questo potrebbe andare bene per un progetto europeo, perché poi potrebbe diventare una piattaforma internazionale. Io infatti chiedevo se c'erano dei metodi avanzati proprio per la ricerca del caso simile, più che per l'input, ovviamente anche per l'input da letteratura, ma invece per la ricerca del caso simile... Ma forse si possono utilizzare le tecniche di machine learning per... pensiamo a quando scriviamo, quando utilizziamo il sistema di query di Google. Noi scriviamo sulla text bar cose, diciamo, frasi in linguaggio naturale che poi hanno delle risposte più o meno sensate. Però quello è il top. Cioè possiamo utilizzare lo stesso motore per creare questo tipo di query semantiche in cui non so cosa potrebbe scrivere un medico, però un medico potrebbe scrivere paziente con multidrug resistance approvato, fallito 10 terapie. Cioè anche il modo di esprimere la query non è facile quando viene. Che domande verrebbero poste? Questo bisogna capire quale sarebbe la modalità d'uso di uno strumento di questo tipo. Posso, a mio avviso, la possibilità di interagire alla Google, per intenderci, è interessante, però d'altra parte secondo me sarebbe più opportuno che la ricerca avvenga tramite una compilazione di una serie di campi che non necessariamente devono essere numerosi, ma questo dà la possibilità, mentre uno fruisce del servizio, di raccogliere dei dati. Questa secondo me è la parte più interessante, cioè c'è il servizio ma c'è anche il fatto di fornire dei dati, insomma. Ma è importante secondo me anche mantenere, memorizzare le discussioni che avvengono in clinica sulla gestione del dato, perché quella è la cosa più importante. I casi difficili vengono gestiti in un modo particolare. Si va, non si seguono più le guidelines, si prendono decisioni alcune volte difficili. E il medico magari ha una sua giustificazione che non si può vedere con una query sul viral load sui CD4. Cioè, per questo io dico il dato qualitativo qui è importantissimo. E il modo in cui questo dato qualitativo può essere rivisto, visualizzato o discusso è fondamentale. No, assolutamente, però credo che proprio perché verosimilmente non si ritrovano poi molti casi simili, si avrà una situazione di partenza più o meno simile, quindi con una storia di terapie, con un fallimento virologico piuttosto che no, una serie di caratteristiche anche tutto sommabile ben incasellabili del paziente, più delle altre che ovviamente devono essere descritte liberamente, quindi adesso... E quindi bisogna sicuramente lasciare uno spazio, diciamo, di testo libero su cui poi può avvenire la discussione. Però, appunto, che ne so, se abbiamo un paziente che è fallito a un certo regime terapeutico e sappiamo che non lo possiamo usare, sicuramente andrò a vedere tra i pazienti che quel regime non hanno fallito. Quindi in questo senso, come partenza. No, se posso intervenire per spiegare un po' quello di cui si è parlato io nel gruppo, sempre brevemente, è chiaro che quello che dice Mattia è molto giusto, nel senso che è importante capire le ragioni.
per cui un clinico è andato in una direzione, un clinico oppure un pool di clinici sono andati in quella direzione. Chiaro, questo te lo può dare il testo. Lo sforzo sarebbe quello di andare a avere nel nostro pantone tutta una serie di informazioni per cui queste motivazioni vengono ricavate in maniera sistematica. È chiaro che poi ci può essere una serendipity, cioè, o magari una botta di fortuna per cui il clinico ha azzeccato una scelta su quel paziente solo, non, quasi non pensandoci, quasi non volendolo. Questa però è proprio, la chiamerei serendipity, che va al di là di ogni possibile categorizzazione. Viceversa, se noi dal testo andiamo a avere una serie di caselline da riempire, certo c'è il discorso che magari parcellizziamo un sacco, che raccogliamo 22.000 informazioni, però in qualche modo cerchiamo di sistematizzare al massimo la raccolta delle ragioni, per quel singolo caso, che ogni singolo caso, quando noi ci discutiamo casi clinici, vale per se stesso. In questo caso veramente l'inserimento in un'arca fa sì che possa essere utile anche per altri, potenzialmente. Ma scusate, forse appunto Mattia intende anche dire che nell'output, quindi in qualche modo bisogna strutturare anche i tipo i take home message che sono quindi legati anche alle ragioni per cui si è intervenuti su un certo caso, in modo che sia molto chiaro, evidente, anche di facile assimilazione, portare a casa il motivo per cui poi quel caso è stato gestito in quel modo. E quindi potrebbe finire in quello che un po' ipotizzava Maurizio, qualcosa di estremamente interattivo in cui posso andare nel tempo a valutare tutta una serie di andamenti del paziente, e un finale di vignette in cui uno ha chiari quali sono i messaggi da portare a casa. Forse, non so se ho interpretato quello che intendeva Mattia. Sì, esatto. Bene, mi sembra che l'argomento sia stato molto discusso e sviscerato, e penso che ci sarà uno spazio per un approfondimento successivamente, anche nella riunione che il gruppo farà entro la metà di ottobre. Direi che è fondamentale un coinvolgimento multidisciplinare, quindi sia del clinico, del virologo, ma anche dello statistico e dell'informatico, che possono dare un contributo per migliorare la riuscita di questo progetto. Stefano, se sei d'accordo, visto che siamo andati un po' lunghi con la discussione, vorremmo dare lo spazio a ogni gruppo di presentare una query. Quindi passiamo a una query del gruppo successivo. No, va bene, sono assolutamente d'accordo, perché altrimenti davvero... Okay, se abbiamo tempo, perfetto. Torniamo sulla seconda query di ogni gruppo. Quindi passiamo al gruppo successivo, che dovrebbe essere quello di Mariella. Sì, sì, è il mio. Presenterà Francesca Lombardi, quindi bisognerebbe attivarla. Sono sotto Simona di Gianbenedetto. Ah, è vero, quindi non c'è bisogno di essere attivata. Allora, per le slide... Devi condividere lo schermo, share screen, aprendo allora, con le tue slide. E poi... Allora, se vuole condividere esclusivamente le slide... Sì. Ok, sta condividendo lo schermo, perfetto. Adesso apre il PPT. Ok. Le allora, ho interrotto la condivisione. Adesso si apre la PowerPoint tranquillamente. Allora, non la lanci a tutto schermo, quindi la lasci aperta in background. Scaricare. La devi prendere su cosa? Aspetta. Su Drive. La può anche lanciare direttamente, se ce l'ha salvata sul cloud, la può aprire dal cloud e mandarla full screen, se le dà questa opportunità. Non... Allora facciamo. Ecco, dovrebbe. Ok, la vedete? Deve fare lo sharing dello screen perché è stato interrotto. Ok, condividere. Ok.
La vedete? Deve mandare full screen la presentazione, dottoressa. Allora, io in realtà... Ah, eccola. Ok. Ora? Sì, sì, perfetto. Almeno io la vedo. Mi tolgo la mascherina. Allora, buonasera a tutti. Allora, io appunto presento la query del gruppo C e noi siamo andati a valutare la correlazione tra le resistenze maggiori o le resistenti accessorie alla low level viremia persistente. E in realtà siamo andati anche a vedere un altro progetto, ma appunto abbiamo visto appunto possiamo solamente parlare della query e quindi procedo solamente con la query. E allora, innanzitutto la problematica diciamo principale della viremia, della low level viremia è un po' appunto la definizione. Qui questa slide sono un po' riassunte le varie definizioni. Innanzitutto appunto per low level viremia si intende appunto una viral load che è compresa tra le 50 e le 500 copie. E poi abbiamo appunto quello che viene definito il viral blip, che è appunto un episodio di low level viremia che precede o segue una soppressione, diciamo un valore appunto di low level viremia. Per quanto riguarda la very low level viremia, è una viral load al di sotto delle 50 copie, che però appunto è detectata. Quando appunto parliamo di 50 copie, intendiamo appunto il valore di threshold, dei cutoff del saggio utilizzato, perché appunto diciamo i saggi di ultima generazione sono in grado appunto di avere delle threshold ancora più basse, a livello appunto di 40 copie, di 20 copie, quindi in alcuni casi appunto la very low level viremia può essere anche appunto al di sotto delle 20 copie. Per persistente low level viremia intendiamo, e sarà anche appunto poi la definizione che utilizzeremo per la nostra query, sono appunto due episodi consecutivi di very low level viremia. Per quanto riguarda la residual viremia, intendiamo i valori che sono appunto al di sotto del cutoff utilizzato appunto dal saggio e la undetectability. Chiaramente il problema della definizione della low level viremia, come vi dicevo appunto, è molto critica, critica appunto, ed è anche una definizione che nel tempo è cambiata, perché molti anni fa low level viremia poteva essere dell'ordine di 1000 copie, per poi arrivare appunto a 500 copie e poi appunto a 200 copie e via, e oggigiorno appunto diciamo quella più accreditata appunto sono le 50 copie. In questa slide, una slide che ho capito appunto essere stata rubata a Maurizio, vediamo un po' quello una stratificazione di viremia in base ai saggi di ultima generazione. Quindi abbiamo una quantità appunto di 200 copie, al di sopra di queste 200 copie abbiamo appunto il limite superiore di quantificazione, al di sotto del 200 copie il limite inferiore di quantificazione. Tra le 200 copie e questo limite inferiore di quantificazione si va a definire quella appunto che è la low level viremia. Al di sotto del limite inferiore di quantificazione e il target non detectato rappresenta appunto la very low level viremia, e poi il target diciamo negativo non detectato anzi in realtà sì, tra il non detectato e il detectato ma al di sotto del limite di detezione abbiamo appunto quella che è la residual viremia.
E la, rimando appunto alla proposta della, del nostro lavoro che abbiamo discusso, e, come vi dicevo appunto è stata la, quella di andare a valutare l'impatto, la correlazione tra le mutazioni maggiori e le mutazioni appunto accessorie in pazienti con persistente low level viremia, dove appunto per persistente low level viremia abbiamo inteso appunto due determinazioni di HVRNA comprese tra 50 e 1000 copie, e considerando appunto come baseline la seconda determinazione delle due determinazioni consecutive, due determinazioni che devono essere chiaramente fatte in un tempo ragionevole, quindi nell'arco di tre o sei mesi, perché poi bisogna anche vedere in base ai centri e quello anche in base appunto all'estrazione, quello che otteniamo per non restringere troppo il campo e non limitare troppo la numerosità del dataset. E per quanto riguarda gli obiettivi secondari, andremo ad analizzare appunto i correlati diciamo, di queste resistenze con le varie caratteristiche basali dei pazienti analizzati. Valuteremo la correlazione tra il GSS score e il regime allo level viremia. Valuteremo il tempo di persistenza della low level viremia in coloro che hanno almeno 2-3 misurazioni all'anno, e valuteremo la presenza delle resistenze maggiori e accessorie in pazienti con low level viremia persistenti e la circolazione di pathway e dei vari pathway mutazionali. E poi confronteremo i pattern di resistenza sotto low level viremia, considerando appunto tutta la storia pregressa del paziente, quindi dal basale al indietro, insomma, diciamo, considerandolo storico. Poi valuteremo la risposta immunologica, quindi la conta di CD4, possibilmente se presente nel valore del rapporto CD4-CD8 nei due gruppi, ovvero nei pazienti che presentano maggiori mutazioni o mutazioni accessori verso i pazienti che non presentano mutazioni, rispetto appunto a CD4 o CD4-CD8 in corso appunto di low level, in presenza di low level viremia. La maggior parte della discussione oggi è stata proprio quella di andare a definire, come appunto abbiamo visto prima, questo cutoff low level viremia. Questo perché è difficoltoso stabilirlo. Intanto, appunto, come vi dicevo, perché è variato, è una definizione che è variata nel tempo, quindi noi ci occuperemo appunto di un periodo di tempo che abbiamo deciso, se non sbaglio, partire dal 2009 fino ad oggi, per non andare appunto troppo indietro quando la definizione del level viremia è troppo distante da quello che insomma sono i giorni attuali e appunto le nuove terapie, la potenza, l'efficacia delle nuove terapie e di ciò che ci restituiscono appunto i saggi. E per tale motivo appunto abbiamo deciso che l'outcome, cioè appunto questa low level viremia, in una sottoanalisi l'andremo a stratificare nei seguenti gruppi: 50 e 200, 200 e 500, 500 e 1000 copie. E nel caso appunto di alcuni pazienti, laddove sarà possibile, avremo una misurazione al di sotto delle 20 copie, faremo appunto un'ulteriore stratificazione, un'ulteriore appunto sottanalisi che probabilmente appunto riguarderà un gruppo più ridotto, più esiguo di pazienti. E questa suddivisione viene fatta anche perché nella letteratura quello che esce fuori è che in base alla quantità di copie di viremia ci può essere appunto un pattern diverso di mutazioni, quindi andremo proprio a fare anche i confronti tra i vari gruppi così stratificati.
Si tratta appunto di uno studio retrospettivo osservazionale, e includeremo pazienti naive che sono definiti appunto come chiaramente appunto pazienti che hanno una storia completa terapeutica e che hanno una viral load maggiore di 1000 diciamo prima della terapia e che abbiano appunto due low level viremia almeno dopo 24 settimane dall'inizio della terapia ottimale. E poi i pazienti experienced, quindi virologicamente soppressi, quindi con viremie al di sotto delle 50 copie per almeno 6 mesi. I criteri di inclusione sono chiaramente pazienti HIV di età maggiorenne, sopra i 18 anni, con almeno appunto due episodi di low level viremie consecutivi. E pazienti prenderemo appunto includeremo pazienti in qualunque art in qualunque tipo di terapia nel quale si verifica appunto low level viremia, come vi dicevo, nel periodo che va abbiamo deciso appunto del 2009-2019. Abbiamo considerato appunto una partenza del 2009 perché vogliamo già vedere appunto quello che succede dopo anche l'introduzione chiaramente degli inibitori degli integrasi avvenuta nel 2008. Almeno appunto l'altro criterio di inclusione deve essere appunto almeno un genotipo pregresso da plasma. E chiaramente PRRT e nel caso fosse disponibile anche appunto all'INI e quindi chiaramente un genotipo prima della terapia ART in corso quando appunto si verifica le due consecutive low level viremia. I criteri di esclusione, assenza di almeno appunto un GRT, assenza proprio di ART nel caso in cui non abbiamo il dato di ART in concomitanza alle due consecutive low level viremia. Per quanto riguarda la statistica, appunto quello che andiamo a vedere è il ruolo predittivo delle mutazioni principali o accessorie sulla low level viremia. I test statistici sono appunto i test di tipo descrittivo della popolazione in cui andremo a confrontare pazienti con mutazioni maggiori o accessorie e pazienti appunto senza mutazioni e chiaramente un modello di regressione logistica per esplorare appunto i predittori di low level viremia. E poi un test del key quadro, test appunto di student per confrontare le varie variabili, quindi test appunto di tipo non parametrico per le variabili categoriche continue rispettivamente sempre nel confronto, nella descrittiva dei pazienti con o senza mutazioni. E il test di McNamara per valutare la risposta immunologica rispetto al basale e test di student o non parametrico appunto nel caso di una valutazione intragruppo. Le variabili, chiaramente appunto le variabili demografiche, cliniche e insomma che non vi sto qui a listare, ecco. E basta, a questo punto non sento più nessuno. Mi fermo qua per posso dire? Uh-huh. Posso, Massimiliano? Prego, Stefano, certo. No, grazie. Un chiarimento su coloro nella slide, secondo me, o quella insomma, dove c'è a un certo punto le persone che hanno meno di 20 copie. No, c'è una addendola allora. Esatto, qua. Lo dici te, Francesca, o lo dico io? Come hai detto, Francesca, il problema fondamentale, siamo stati secondo me un'ora a discutere sulla definizione di low level viremia, praticamente, perché la questione qual è? Che ovviamente il dato più interessante sarebbe il gruppo di pazienti, diciamo, al di sotto delle 200 copie e ovviamente arrivare praticamente a una determinazione tra le 20 e le 200. Però ci sono due elementi di fondo. Allora,
Uno è relazionato al fatto che c'è una variabilità intrapaziente che può dipendere dal fatto che, siccome osserviamo un follow-up di viremie, diciamo abbastanza lungo per alcuni pazienti, andremo a osservare, potremmo avere anche delle rilevazioni una volta minori di 20, una volta minori di 40 e quant'altro. Per questo abbiamo deciso comunque di settarci sul minore di 50. E l'altro aspetto invece, diciamo, il fatto di allargare a 1000 è relazionato al fatto che, se noi vogliamo osservare il fenomeno della resistenza durante la low level viremia, ovviamente se noi facciamo una stringenza della low level viremia tra 50 e 200, il numero di genotipi che noi avremo per quel range di viremia non ce li abbiamo. È per questo che abbiamo deciso di mantenere comunque un range, cioè un range abbastanza elevato. La sottoanalisi sulla questione delle 20 copie sarebbe su quel gruppo di pazienti, un sottogruppo di pazienti che hanno sempre una metodica utilizzata che si basa praticamente su un limite inferiore delle 20 copie, per i quali è possibile fare una sottoanalisi ed andare a valutare anche, eventualmente questo è da valutare nella fattibilità, diciamo il range di viremia che va tra 20 e 50. È questo, spero di aver risposto alla tua domanda, Stefano. Sì, no, adesso è più chiaro, nel senso che allora non è sì, perché come espresso l'avevo inteso male, ma in realtà i pazienti per cui nel loro centro c'è, esatto, il cutoff delle 20 copie, quindi minore di 20, rilevato, maggiore di 20, a questo punto prendi dentro anche coloro che quando falliscono, rimbalzano, chiamalo come lo vuoi tu, probabilmente più che i naive sono quelli che rimbalzano un po', vanno in quello straterello tra 20 e 50 copie. Sì, esatto, esatto. Da questo punto di vista sono d'accordo con te, perché uno studio del genere ci fornisce due informazioni, non solo un po' come quello che ha fatto anche il mio virologo junior preferito, che adesso che ha cambiato casacca, ma temporaneamente, insomma, no, dico, quindi non solamente l'impatto del RAM in quello strato, nei 4 o 5 strati, qua, scusami, 3 o 4 strati di viral load, ma anche ci dà un'informazione sulla bontà tecnica, scusami, non sulla bontà, sulla riuscita tecnica del test in quello strato. Perché sì, è vero che altro, tu poi dici... Più che altro, lo sai che cos'è? Diciamo, in realtà... abbiamo dovuto fare una scelta tra quello che è poi diciamo la richiesta clinica, praticamente il lead clinico, e quello che ci permette di fare ARCA, nel senso che ovviamente appunto oggi quello che interessa capire sono quei pazienti che diciamo si mantengono su quei bassi livelli di viremia che sono 25, 45, 60. Ora, qual è il problema? Che ovviamente, data la natura del database ARCA, che fondamentalmente raccoglie dati in maniera retrospettiva, diciamo, noi non possiamo rispondere appieno a questa domanda, perché ovviamente diciamo, è una sottopopolazione che eventualmente potrebbe darci queste informazioni. Quindi, aggiungendo questa fetta di pazienti che insomma tra il 20 e il 50, per i quali noi siamo sicuri che la metodica è sempre la stessa e quant'altro, potremmo eventualmente riuscire a rispondere anche a questa domanda, praticamente. Questa era la cosa. Sì, infatti aggiungo che è stato ovviamente, a parte una discussione che è durata un'ora sulla low-level viremia, che fa capire come ancora sia un fenomeno estremamente in evoluzione e ognuno ha un po' le sue idee e soprattutto nel tempo le esigenze di capire questi valori di viremia, diciamo tra virgolette residua con tutte le sue accezioni, è qualcosa che continua a esserci ma continua a essere in evoluzione. E l'aspetto che sottolineava Mariella è proprio quello, cioè il nostro desiderio era rispondere a una necessità clinica molto più fine, molto più golosa, che era quella delle basse viremie con i nuovi test, quelli appunto con il cutoff 20 copie o poco più, ma lo strumento che abbiamo a disposizione ancora non consente, probabilmente tra 5 anni avremo un'uniformità di dato e anche una numerosità di pazienti e di collezione di dati che consente di fare questa valutazione. Attualmente invece, dovendo in qualche modo
aumentare la numerosità del campione, quindi tirare dentro un po' tutto, dobbiamo accontentarci di diciamo questo correttivo, però non vogliamo rinunciare al plus di questa valutazione. È un po', non so se Mariella ho sintetizzato bene. Sì. Esatto, io posso intervenire? Certo, Nicola. Siccome penso che ovviamente se una persona lo level con un regime ad alta barriera probabilmente avrà poche o nessuna mutazione, per contro se uno lo level con un regime a bassa barriera è molto più probabile che abbia mutazioni. Mi chiedo se non vale la pena di prevedere fin dall'inizio due analisi parallele, oltre a quella globale che avete indicato, ma anche due analisi parallele per i regimi ad alta barriera e per i regimi a bassa barriera. Allora, diciamo, non è stato definito a priori, però nelle varie variabili che noi abbiamo preso in considerazione, questo sicuramente sarà un elemento da considerare, perché giustamente, come dici te, il regime in questo caso è fondamentale, perché ovviamente in un regime ad alta barriera genetica la resistenza sarà pressoché minima e quindi, diciamo, come almeno come fattore di correzione andrà sicuramente preso in considerazione. Tu suggerisci proprio di partire già a priori praticamente da... No, allora secondo me è un po' in primario, il disegno va bene così, cioè tutto. Sì, sì, sì. Però prevedere già dichiarato come in partenza, che poi faremo una, vogliamo chiamarla sensitivity analysis, non lo so, in cui prendiamo teniamo separati i regimi ad alta barriera da quelli a bassa barriera, sì. Con tutta la difficoltà di cui sono perfettamente conscio di definire esattamente cos'è uno e cos'è l'altro, però insomma. Sì, no, comunque sono pienamente d'accordo con te, infatti lo avevamo discusso, perché è ovvio che questo elemento è appunto, diciamo, anche la definizione di low level di resistenza è cambiata nel tempo e insomma c'è un'evoluzione nei livelli di resistenza relazionata proprio a questo aspetto del regime che non è assolutamente trascurabile. Quindi pienamente d'accordo sulla tua osservazione. Sì. Posso aggiungere, Mariella? Maurizio. Sì, dico veloce. Didi. Sì, vai tu. Vado io, ok, tanto è molto veloce. Siccome in questo momento storico è un argomento molto interessante il confronto in tutti i modi possibili e immaginabili fra la barriera del PI con booster e la barriera degli inibitori di integrasi di seconda generazione, se ci sono i numeri, io farei anche porrei anche l'attenzione su eventuali differenze fra queste due tipologie che rientrano le due nel contesto della barriera. Sì. Vai Mattia. La mia domanda è, ci aspettiamo differenze nei risultati nel rilevare le mutazioni da test genotipici su campioni che avevano diverse cariche virali? Sì. E come lo... Infatti, allora, intanto noi abbiamo ragionato in questo modo: se un paziente, per esempio, durante la sua persistent low level viremia ha più di un genotipo, noi abbiamo deciso di prendere l'ultimo. Quindi questa è già una scelta. Praticamente la seconda cosa è relazionata proprio anche alla stratificazione che abbiamo fatto in funzione di quello che tu dici, perché comunque noi ci aspettiamo di trovare non solo quantità di mutazioni differenti, ma anche eventuali pathway di mutazioni differenti. Quindi la stratificazione che noi abbiamo considerato è anche in relazione al genotipo che viene associato alla low level viremia. Non so se era quello che tu mi stavi chiedendo. Sì, beh, la domanda, cioè il problema è che è un po' credo sia difficile comparare
un genotipo fatto a 100 copie con un genotipo fatto a 500, perché magari il genotipo a 500 ha una capacità di rilevare mutazioni diversa rispetto a quello fatto su un campione che aveva solo 100 copie, proprio per come i test genotipici sono. Quindi non lo so se questo può generare una differenza. Supponiamo che il genotipo fatto sulle 100 copie, cioè proprio il test di laboratorio è meno... Non lo so, siccome ci sono meno copie, magari non trova certe mutazioni. Sappiamo che in generale si trovano tutte le mutazioni che hanno più o meno sotto al 20-10% non si trovano. Il 100% copie, il 10% su 10 copie, su 1000 copie sono 100, quindi lo strumento avrebbe questo tipo di come si dice? Bias. Matematico, sì. Come quando si misura una cosa e non si misura nei centimetri o i millimetri. Lo stesso, poi la precisione sui millimetri è minore. E tu come suggerisci di ovviarlo questo? Perché allora, per esempio, sicuramente non lo so, non lo sai bene. Magari next generation sequencing, non lo so. Lo so, ma se vuoi andare sui dati di Arca, praticamente. Lo so. Non ne ho idea. Posso fare una considerazione su questo, no? Cioè, c'è un po' di letteratura che fa vedere che sequenziamenti a basso numero di copie, mi pare siano lavori sotto le 200, se non mi ricordo male, che dicono che comunque il sistema è affidabile, nel senso che quando è che diventa inaffidabile? Diventa inaffidabile quando veramente nella miscela di reazione da cui noi andiamo a amplificare ci vanno a finire tre copie. E lì, se hai una mutazione che è il 25%, boh, chiaramente puoi pescarla, puoi non pescarla, quindi puoi avere addirittura un errore tutto o niente. E in tutti gli altri casi, cioè tutte le volte che siamo abbastanza su, è vero che la partenza è molto bassa, però per come funzionano i test c'è un processo di amplificazione che in linea generale assumiamo essere lineare, cioè alla fine della reazione di amplificazione la proporzione fra i prodotti, cioè fra i diversi prodotti, dovrebbe essere molto simile alla proporzione che c'era all'inizio. Quindi però come dici te, se parti con 0,1 poi amplifichi niente o tutto? Certo, quello sì, però appunto è una cosa che puoi anche un po' calcolare, nel senso che tu sai quant'è l'estratto di RNA che va nella tua reazione di amplificazione e ti puoi dare un confine al di sotto del quale non lo consideri proprio. Però secondo me se fai i conti, quel confine è quello al di sotto del quale di fatto non riesci a farla l'amplificazione, cioè coincide quasi con quello. Quindi secondo me se stiamo... Certo, se c'è un campione che era venuto 53 copie e sei riuscito a fare una sequenza, probabilmente hai pescato due o tre copie, quindi lì questa possibilità di aver fatto una selezione poissoniana, chiamiamola così, ovviamente c'è. No, infatti comunque a proposito di questo, non è emerso che, diciamo, anche proprio per la difficoltà dei centri nel sequenziare ovviamente a basso numero di copie, noi pensavamo che sicuramente se, ecco appunto, ci sono vari limiti nello studio, varie cose da aggiustare, perché per esempio normalmente per una carica virale minore delle 200 copie la maggior parte dei test che si hanno a disposizione sono da DNA. Quindi praticamente un'altra cosa che dobbiamo considerare è questo elemento, che quasi sicuramente, diciamo, per la viremia minore delle 200 copie, i test che noi avremo a disposizione sono da HIV-DNA, praticamente. Mentre tra le 200 e le 1000 potremmo avere tutte e due, e questo è un altro elemento ancora. Quindi noi pensavamo di prendere tutto, nel caso in cui ci sono entrambi, di fare una comparazione, diciamo che insomma di cose un po' difficoltose ce ne sono, proprio perché non essendo uno studio ad hoc dobbiamo cercare di
settare il tutto con quello che c'è a disposizione praticamente. Quindi un'altra idea potrebbe essere vedere se avete il dato di quanti genotipi sono stati ordinati per persone che avevano bassa viremia e vedere quanti ne sono usciti. Mm-hmm. Quello potrebbe dare un'indicazione sull'incertezza. Cioè, su 30 pazienti che hanno meno di 200 copie sono stati richiesti i genotipi perché ci abbiamo il record, però ne sono usciti solo 10. Quindi che potremmo avere noi su Arca? No, allora questo su Arca non è possibile, no, perché ci vanno a finire solo le informazioni. Dovremmo interpellare tutti i centri. Per chi referta, noi quando ci viene, cioè, ritornando al discorso di prima anche sulle basse copie, io credo che appunto l'elemento fondamentale, più che la ricchezza, diciamo così, della quasi specie, se è più o meno resistente, è proprio se l'amplificazione viene o no, perché al di sotto poi di un certo valore di viremia uno fa una nested, cerca di arricchire il più possibile, però a volte appunto c'è l'insuccesso e quindi il test non è considerato valido. Sì, questi dati ovviamente non esiste un FASTA da mettere in Arca, ma nel nostro gestionale ovviamente c'è analisi eseguita fallita, che è sempre una grande frustrazione quando metto questo risultato, però è un dato assolutamente recuperabile. Figurati da parte del clinico, frustrata. Per cui è un dato che effettivamente ha ragione Mattia, che tra l'altro a volte a me viene anche il dubbio poi sull'attendibilità della viremia di quella seduta sulla quale tu poi vai a fare il test di resistenza, perché poi nel mondo perfetto tutto è riproducibile, ma in realtà il mondo non è perfetto. Nonostante tutte le varie sedute delle viremie finiscano nei canoni, perché hanno tutti i vari controlli che funzionano alla perfezione, però c'è un po' l'impressione che a volte ci sia qualcosa che si muove un po' di più rispetto ad altre volte, quindi non sempre sono così stupita, anche se il test di resistenza poi, nonostante tutti i nostri sforzi, poi non riesce a dare un esito che sia utile poi per il clinico. Però è un dato che comunque esiste, cioè, e penso sì, che però mi chiedo quanto sia fattibile per tutti i centri da recuperarlo. Cioè, questo... Ma esattamente, cioè, se c'è un gestionale, esattamente come c'è un risultato in senso positivo, esiste. Sì, ma quello sicuramente. Perché non è che uno cestina l'informazione, perché è un record, è una richiesta inserita, gestita, che va portata fino alla firma di finale in cui c'è l'esito. Possiamo provare a raccoglierlo, vediamo se riusciamo ad ottenerlo per tutti i centri che verranno coinvolti. Sì, però. Per esempio, vedi il lavoro che ha fatto Danilo, no? Quello che andava a scandagliare a viremie così basse, lì facevi il dato di cosa emerge, ma anche quanto riesce. Quindi lo spallanzani va a prendere infatti noi quel lavoro lo abbiamo fatto proprio così, sul totale dei campioni che abbiamo sequenziato, provato a genotipizzare. Non sono venuti, tra quelli venuti, questo è quello che è emerso. A vari livelli di viremia, praticamente. Quindi quello sicuramente, però diciamo era una gestione praticamente più interna. Mi chiedevo poi, nell'ottica di un coinvolgimento di tanti centri, quanto fosse fattibile la cosa. Era solo questo, però sicuramente serve per una correzione, diciamo, del dato, quello sì, sicuramente può essere utile. Ti dà anche l'informazione di come mai alcuni pazienti sono assolutamente sovrapponibili ad altri, ma non hanno il dato della GRT anche a bassa viremia, e che non è detto perché il clinico non l'ha chiesto, ma magari l'ha perché chiesto, non è avvenuto. Ma non ha avuto un esito positivo e quindi in qualche modo l'hai persa come però era un paziente attenzionato esattamente come altri. Io penso che questo riusciamo a recuperarlo, se non per tutti, comunque per una buona parte, anche perché dentro Arca ci sono alcuni laboratori che fanno sequenze per tanti centri, e quindi gestionare lo stesso, insomma, è come chiederlo a noi o chiederlo a Tor Vergata. Penso che si copra già una buona parte. Però rimane il fatto che poi i quesiti che avete messo che avete identificato in questo studio
rimangono quelli sulla causa-conseguenza a livello di mutazione della low level viremia, e quindi lì ovviamente lavoriamo sui dati che sono stati generati. Esatto, assumendo esatto. Che i fallimenti siano stati un po' distribuiti, certamente in modo proporzionale alla viremia più bassa, perché questo è un dato penso che tutti abbiamo nei nostri laboratori, più si scende e più aumenta il tasso di insuccessi, è scontato che sia così, insomma. Però quelli che abbiamo generato sono i dati che alimentano questo studio, quindi sì, il descrittivo degli insuccessi va bene, però poi il lavoro da fare ovviamente sui dati che abbiamo. Che abbiamo a disposizione, certo, certo. E, giusto per fare una domanda a tutti, insomma, se ne convenite, nel nostro studio abbiamo pensato che ovviamente in un follow-up così lungo di osservazione, perché insomma vorremmo prendere 10 anni, il paziente potrebbe stare in diversi periodi di low-level viremia, e non necessariamente appunto se continui. In questo caso noi pensavamo di ragionare per, cioè, che la nostra unità statistica potesse essere la low level viremia e non quindi ripetere il paziente più di una volta in funzione della low level viremia nell'ambito della stessa terapia, cioè se all'interno della stessa terapia. Quindi condividete il nostro approccio dal punto di vista di unità statistica? Per me sì, perché alla fine il tuo obiettivo non è vedere il paziente ma l'episodio, e se uno ha 10 episodi, ogni episodio può avere una storia a sé. Okay. Anche perché poi tu non hai sempre l'ovelevarimia in quello strato lì, potresti cambiare lo strato del paziente. Quindi a maggior ragione quello che tu eliciti, che anche lì no, causa effetto, no? È una specie di uovo e gallina questa, cioè nel senso le RAMS alimenta le RAMS. Quindi in realtà, senza, a mio parere, ma anche dal punto di vista proprio clinico, di risonanza, di importanza, episodio, non paziente. Ok, dico, bene. Anche questo, anche noi abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno un dato sui nostri pazienti low level viremia su Journal Clinical Virology, e se vai a leggerti il lavoro, sono gli stessi pazienti che si ripresentano, cioè... sono i soliti pazienti che hanno low level, esatto. Non sono tanti pazienti, ma sono gli stessi, esatto, che per qualche causa, praticamente per qualche motivo, comunque non riescono ad avere questa viremia. Sì, noi siamo andati anche a vederci i motivi, visto che erano soltanto 22, 14 l'abbiamo sequenziati, e sono o mancata aderenza, che loro non riferiscono, o interazioni con farmaci, o qualcosina che è cambiato nello stile di vita, però se tu li prendi a uno trovi la motivazione. Più delle volte, alcune volte è a sorpresa. Sì, 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 sì. Sì. Bene, Mariella, grazie. È stata interessantissima questa query, anche perché penso che su questi pazienti c'è anche una difficoltà di gestione. Il paziente è da gestire, perché non sempre l'ottimizzazione della terapia è semplice, non sempre l'ottimizzazione della terapia porta poi alla risoluzione dell'episodio di low level viremia. Quindi è un argomento su cui discutere e da comprendere bene. Io passerei per l'ultima mezz'ora ai lavori del gruppo di Antonio Di Biagio, che aveva la query che ha destato maggiore interesse di discussione, soprattutto nella prima giornata di lavoro, e quindi immagino che la discussione oggi sarà ancora bella sviluppata. Antonio... Sì, allora, presenta... poi io, che la relatrice, che è Anna Chiara, tutto il giorno che sbaglio il nome, ma Anna Rita. Difatti. E, allora, l'idea è che, vabbè, è stata la query più discussa, anche perché Nicola ci ha messo un bel carico da 11, no? Che a un certo punto sembrava pro, poi contro, poi quindi si è aumentato il dibattito. Quindi la nostra è una proposta di sezionare ARCA e vedere quello che abbiamo, come aprire una mela in due e vedere quello che c'è dentro ARCA. Quindi lascio la parola, vediamo se si collega la giovane collega. Mi ricordo che lavora a Firenze. Sì, ciao a tutti. Eccomi. Ciao. Ciao. Prego. Sì, adesso condivido il mio schermo.
un secondo. Allora. Può anche condividere esclusivamente la presentazione, senza condividere infatti, lo schermo. Infatti sto facendo in questo modo, dovreste vederlo adesso. Bene. Bene, allora mi faccio portavoce del gruppo coordinato questa mattina dal professor Di Biagio e noi effettivamente abbiamo volto lo sguardo al futuro. Infatti, diciamo, l'era delle terapie antiretrovirali ovviamente vivranno un periodo molto fecondo nel prossimo anno in cui cambierà sia il profilo organizzativo, diciamo, dei nostri ambulatori, anche la logistica individuale del singolo paziente che vedrà mutata la sua terapia. Quindi noi siamo partiti fondamentalmente dai due studi registrativi che hanno portato poi, diciamo, all'immissione del cabotegravir a livello farmacologico e ci siamo fondamentalmente posti un quesito che ci si porrà l'anno 21 quando dovremmo scegliere e selezionare i nostri pazienti a cui dovremo cambiare effettivamente quella che è la terapia. Quindi abbiamo un po' valutato quelli che sono i criteri di inclusione dei due studi, ci siamo ovviamente focalizzati su quello che è l'Atlas perché il database ARCA ha con sé un pool di pazienti che effettivamente è experienced, quindi non naive, e avendo come modello questi criteri di inclusione abbiamo un po' ragionato su quelli che possono essere i criteri di inclusione dei pazienti, quindi noi vogliamo effettivamente vedere qual è il numero di candidati, tutti i pazienti eleggibili alla coorte che noi adesso possediamo, che potrebbero essere candidati a iniziare una terapia long acting. E poi abbiamo fatto anche, diciamo, una valutazione degli studi, diciamo, spin-off secondari per stratificare un po', valutato le variabili particolari per stratificare un po', diciamo, quelli che sono gli outcome secondari. Quindi noi abbiamo pensato anzitutto ovviamente di scegliere nella nostra query pazienti che hanno una viremia di sotto di 50 copie da almeno 12 mesi. Ovviamente pazienti che non sono appunto pediatrici, quindi di età superiore ai 18 anni, che non abbiano una coinfezione con l'epatite B. Poi qui c'è stato un argomento abbastanza di discussione riguardo la decisione di voler cogliere mettere un cutoff sulla soglia dei numero dei CD4 e alla fine ci siamo attenuti a quelle che sono le attuali appunto evidenze sugli studi che abbiamo a disposizione, quindi abbiamo deciso di includere qualsiasi numero di CD4, pazienti poi che abbiano un genotipo wild type, quindi come primo profilo di resistenza e che non abbiano appunto mai fallito e che ovviamente non abbiano delle mutazioni sia per la classe INNRTI e degli istibri. Questo ci dà una sorta di tranquillità nell'ambito, diciamo, del cambiamento della terapia. E poi abbiamo deciso anche di escludere ovviamente tutti i pazienti che abbiano avuto un evento avverso sia per la rilpivirina che per il dolutegravir. Sappiamo che il database ARCA, diciamo, ha in questo senso, diciamo, un codice binario di interruzione di terapia, quindi non poterlo, diciamo, qualificare vero e proprio ci ha fatto tenere un po' le mani legate, quindi abbiamo deciso di escluderli perché non possiamo permetterci di avere un rischio nel futuro che il paziente faccia, diciamo, una reazione comunque grave che non possiamo controllare essendo un farmaco poi long acting, ed esclude ovviamente i pazienti che siano in gravidanza. Successivamente le variabili, diciamo, per stratificare l'outcome, quindi come secondarie, e valutare pazienti con un sottotipo di B rispetto a quelli che non abbiano il sottotipo non B, poi al momento dell'estrazione verificare la soglia di CD4 sotto i 200 o maggiore di 200, valutare anche diciamo, le linee terapeutiche effettuate, perché magari un quantitativo di terapie molto elevate può determinare, cioè, un background tossicologico che può andare a modificare, insomma, la risposta alla terapia, e nella fattispecie quindi anche uno sguardo alla una terapia subottimale come poteva essere quella degli inizi dell'era ART. Poi se il paziente all'inizio era un AIDS presenter oppure invece una AIDS appunto non presente,
computer, e poi ovviamente come tutti gli studi c'è un occhio anche a quelli che le valutazioni del NADIR al di sotto dei 200 CD4 oppure al di sopra dei 200 CD4 e il regime di provenienza, se veniva da un regime già con i inibitori di integrasi, con un regime di inibitori di proteasi oppure una classe NRTI e poi appunto rispetto a se venisse da un regime dual oppure quello che è una triplice e quindi una serie di variabili praticamente da estrarre. Ovviamente il nostro è uno studio diciamo trasversale quindi puramente descrittivo poi perché vogliamo valutare appunto un'estrazione di pazienti eleggibili da una corte che già possediamo, poi ovviamente è tutto da scoprire con questo nuovo farmaco e i pazienti che poi insomma andranno seguiti poi nel tempo. Questa più o meno è la nostra idea. Sì, non abbiamo avuto ovviamente tempo di verificare i numeri per fare una prima fattibilità perché abbiamo finito all'una praticamente, quindi siamo un po' in ritardo su questo, però la discussione che c'è stata fra di noi, e ringrazio Anarita di aver storpiato anche il nome 100, mi scuso per aver storpiato il nome almeno una decina di volte stamattina, però la discussione che è nata fra di noi era soprattutto legata a identificare il paziente giusto per questo nuovo regime. Quindi non so cosa ne pensano gli altri esperti, Maurizio, ovviamente tutto il resto del gruppo, anche ovviamente gli altri discenti, se loro hanno idee diverse dalla nostra su come operare questa scelta. Antonio, di fatto quello che avete cercato di riproporre è vedere all'interno del database ARCA quali pazienti hanno attualmente le caratteristiche che possono essere compatibili con uno switch a questo regime. Che di fatto, visto che questo congresso da una parte nasce anche su un'esigenza delle companies di avere dei dati che possono essere utili a questo tipo di strategie, è una domanda a cui porre particolare attenzione. Quello che ti volevo chiedere, tra i criteri di esclusione avete inserito la presenza di mutazioni per NN ed integrasi. Una problematica che si pone spesso nel database di ARCA è che molti pazienti di fatto non hanno a disposizione un genotipo per gli integrasi e quindi diventa difficile capire se queste mutazioni possono esserci o meno. Come pensavate di affrontare questo tipo di problematica? Immagino pazienti che sono stati esposti a integrasi e pazienti che non sono stati esposti a integrasi. Questa domanda ovviamente l'idea era quella di includere per definizione tutti i pazienti che hanno un test di resistenza perché volevamo andare sul sicuro. Però questa ulteriore cosa, questa si potrebbe bypassare dicendo che tutti i pazienti che non avevano mutazione all'inizio e poi sono rimasti undetectable nel corso della loro storia, cioè se un paziente per esempio ha iniziato una terapia con un inibitore delle proteasi, non ha più fallito e adesso si trova in un regime con integrasi, io quello valuterei la fattibilità. Cioè noi siamo partiti dall'idea, era scontato, no? Tutti quelli che fanno dolutegravir-pivirina sono eleggibili, ok? Ma questo secondo noi si può fare in qualsiasi database cittadino, nel senso ognuno di noi schiaccia un tasto della farmacia e li vede. Se vogliamo pensare a qualcosa di più ampio, allora bisogna selezionare dei pazienti. Questi pazienti li hai solo attraverso una banca dati come ARCA, che hai test di resistenza. Questo dell'integrasi, in effetti, è un'ulteriore complicanza che bisognerà gestire nella query. Anzi, ti ringrazio molto per la puntualizzazione. Per query differenti l'avevamo affrontata in maniera diciamo ragionevole, cioè il paziente mai esposto agli integrasi, vista la vasta circolazione delle mutazioni per integrasi, l'avevamo considerato. Ok, possiamo utilizzare quel criterio che avete utilizzato. Sì, lo copiamo e lo mettiamo nella query.
per secondo i pazienti, me anche non, quelli che non hanno mai fallito li puoi il paziente tenere. Che non ha mai fallito si considera come un paziente senza mutazioni. La problematica viene nel paziente esposto ad inibitori degli integrasi che ha presentato degli episodi di transitorio rialzo viremico. E in quel caso rimane un po' la problematica aperta. Questo però, vero, Anna Rita, questo l'abbiamo discusso, vero? Vuoi dire qualcosa tu? Scusa, era un attimo distratto. Sul rialzo viremico? Sì, no, noi praticamente abbiamo discusso appunto del fatto che... abbiamo discusso un'ora su questo, sulle 200 copie, sulle 50 copie. Sì, avevamo difficoltà a individuare, diciamo, un cutoff valido, diciamo, di viremia che ci garantisse, diciamo, una tranquillità che poi il paziente non rispondesse alla terapia con cabotegravir. Diciamo che avevamo individuato un valore soglia più o meno un valore 200. Devo dire che i giovani sono molto conservatori, il mio gruppo era un gruppo molto conservatore, nessuno avrebbe cambiato terapie, quindi erano no, fortunatamente la scelta è stata ponderata, poi è intervenuto Nicola che ha spiazzato tutti con le sue proposte, quindi questo ci ha un po' cambiato le carte in tavola, ma l'idea era quella anzi di escludere pazienti che avevano avuto blip, perché volevamo anche un criterio sull'aderenza, no? Giusto, no? Sì, lo esatto. Sapevamo perché in ARCA non c'è l'aderenza no, misurata. Non possiamo obiettivarla da quel database. Esatto, quindi la giudicavamo sulla base della carica virale. Sì, più o meno era questo il ragionamento. La storia della carica virale, non sulla singola determinazione, ma sulla storia. Posso fare una domanda, forse più una provocazione, perché questa query che era molto composita, era strutturata in potenzialmente in più punti e quindi chiaramente avete focalizzato l'attenzione su quello che era possibile fare. Avete pensato anche a quello che è non da farsi, nel senso avete pensato anche alla query parallela, cioè i pazienti che sulla base del dato virologico e di resistenza, che quindi chiaramente non è il pannello completo di dati che valutiamo quando decidiamo la terapia di un paziente, certamente, però è una quota importante. Quanti di questi pazienti non sarebbero candidabili alla terapia con il long acting costituito da cabotegravir e rilpivirina? Sulla base delle potenzialità di ARCA, chiaramente. Quindi, fatto salvo che l'aderenza non c'è, che non abbiamo il dato su alcune interazioni farmacologiche, sulla maggior parte delle interazioni, su tutto quello che non c'è. No, aspetta Barbara, mi ripeti la domanda? Secca. Sì, la domanda è, voi avete scelto i pazienti candidabili. Esatto. Esplorando ARCA, avete pensato alla possibilità di individuare pazienti non candidabili per fare una stima di quelli che allora, possono essere pazienti? Con ARCA avevamo fatto sempre a un ARCA Mentor School qualche anno fa, avevamo fatto un lavoro simile a questo che ha proposto Nicola, se ti ricordi, sulle travirina, no? Che avevamo deciso quali pazienti da etravirina potevano descalare, cioè un'ipotesi di lavoro che era quella, poi l'abbiamo anche pubblicato, Stefano Rusconi se lo ricorda bene, l'abbiamo pubblicato come idea di pazienti che potevano accedere a una terapia più bassa, una specie di descalation. Allora, non abbiamo fatto questo ragionamento, però noi crediamo di individuare in questo modo, con questa query, la popolazione, la corte di pazienti che sarebbe a nostro avviso eleggibile, tenendo molto rigidi i criteri di inclusione. Cioè noi siamo partiti dagli studi FLAIRE e ATLAS, non ci siamo andati oltre. Quindi in questo momento anche il gruppo mi sembrava abbastanza conservatore, come dicevo. Quindi in questo momento vogliamo andare sul sicuro. Poi probabilmente ci sarà tempo e modo, non so, fare nello stesso lavoro secondo me poi è un po' più difficile. No, non tanto nello stesso lavoro, certamente non in quello, però affrontando una tematica che chiaramente aveva riscaldato anche tanto ieri la discussione, forse potrebbe essere interessante, per questo dicevo una provocazione più che un commento su quello che avete fatto. Però secondo me una parte grossa sull'iniettivo, Barbara, sarà la volontà del paziente, che guiderà tantissimo al di là di quelli che sono i nostri criteri di inclusione e soprattutto la scelta del medico curante, che poi questa è una terapia molto soggettiva, no? Il medico, Nicola diceva, ce la chiederanno tutti, però secondo me come medici
alcune volte, non dico sempre, sappiamo anche resistere, no? Quindi sì, però dobbiamo aver ben chiaro anche noi quelle che sono le cose, e per questo dicevo forse una banca dati come questa potrebbe, almeno dal punto di vista dei dati raccolti, cioè quello virologico e di resistenza, questo tipo di risposte darcele su quello che è il panorama attuale, chiaramente non andando a ripescare i pazienti che hanno genotipi e determinazione nel 2000 avanti Cristo, però quelli degli ultimi anni, per focalizzare l'attenzione al di là dei trial su quella che è la realtà attuale, perché poi di fatto ora i canadesi hanno la loro problematica nell'essere i primi che potranno attuare la terapia, e probabilmente almeno a me come clinico viene la domanda, fatto salvo che il paziente mi chiede di passare a un regime che gli sembra appealing, perché probabilmente per lui fare la puntura, almeno per una parte di loro, significa poi dimenticarsi della loro patologia, oppure risolvere dei problemi di stigma, di aderenza. Per altri però è una sorta di moda, e quindi da clinico avere l'informazione su quello che è lo stato attuale dei dati già raccolti, dei dati già presenti della corte, al di là dei criteri di inclusione e esclusione che il trial ci danno, il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto sicuramente ci darà. Mi domandavo se non fosse possibile fare anche questo, vedere quanti sarebbero in realtà proprio da escludere, anche andando un po' al di là della sola selezione del paziente, andando a cercare quelli escludibili e fare una sorta di survey, una survey sui dati, però non sul quesito al clinico chiedendogli quanti ne ha in questo modo, cioè vedendo tutti i criteri di esclusione apprezzabili in ARCA, ovviamente. Sì, sì, potrebbe essere un altro lavoro, certo. Forse un tema importante è al momento non chiarissimo, almeno per me non chiarissimo, visti i dati che appunto mi sembrano ancora un po' con analisi pending, no? Mi riferisco ai fallimenti cumulativi, che sono comunque pochissimi, perché parliamo globalmente fra Atlas, Flair, Atlas 2M, parliamo dell'1% più o meno, e con un tempo di follow-up anche piuttosto lungo. Però uno dei quesiti che forse rimane un po' da capire è se c'è un impatto di una serie, di una costellazione di mutazioni più o meno importanti per i non nucleosidici, no? Visto che voi come disegno in questa analisi dati includereste, se non ho visto male, come elegibili pazienti che hanno anche mutazioni del non nucleosidici, purché abbiano solo la K103N, giusto? Giusto, sì. Ok, perché in questo penso sia ancora un po' da capire, ecco, perché noi sappiamo che ci sono stati una serie di fallimenti, e sappiamo anche che una quota di questi fallimenti, per cui diventa un numero effettivamente molto piccolo, aveva anche qualcosa al basale che non era la 103N, ma erano altre cose, probabilmente che ci aspettiamo essere meno importanti. Però ecco, questo è un aspetto ancora forse un po' da sviscerare bene, quindi mi chiedevo se poteva aver senso in questo calcolo dei pazienti candidati avere anche una stima di quanto eventualmente perderemmo se volessimo ritenere non candidati quelli che hanno qualsiasi tipo di mutazione più o meno coinvolta nelle resistenze dell'ampia famiglia dei non nucleosidici in toto, ecco, non solo quelli che danno più fastidio alla rilpivirina. Quindi come sottoanalisi, come no, penso che attualmente la vostra impostazione sia corretta. Cioè noi difatti nelle sottoanalisi, come visto, abbiamo pensato anche a soddisfare un po' tutte quelle che sono le domande dei clinici, no? Un paziente con AIDS, o un paziente che ha avuto AIDS, un paziente con sotto 200 CD4, un paziente con una DIR basso, siamo confidenti? Cioè, io ti dico, nel gruppo di ARCA abbiamo 1000 pazienti che potrebbero farlo, però di questi 1000, 750 sono AIDS. Quindi valuta tu se questo è... Si potrebbe aggiungere tutto... Ma tu metteresti tutto il panel oppure alcune mutazioni? Cioè tu metteresti tutta la striscia? Ma forse in questo momento anche tutto, perché
in attesa di chiarimenti, poi magari verrà fuori effettivamente che sì, non c'è stato nessun impatto. Fare una cosa dando il dato come se fossero i criteri di inclusione degli studi pubblicati e poi ci teniamo dei piccoli slot in cui elenchiamo quelli che per esempio negli studi non erano stati inclusi e specifichiamo quanti pazienti abbiamo e quanti di questi potrebbero essere messi in modo cautelativo oppure non messi in attesa degli studi futuri, certo. Quel dato lì, Maurizio, lo avremo poi dalla pratica clinica, credo, no? Quando certo. Cominceremo a mettere i pazienti dentro, vedremo chi va bene e chi va male. Scusate, per pensare di fare come prodotto finale una specie di albero. Prima, all'inizio, tutti. Quelle esatto. Con le caratteristiche che avete selezionato. Poi dici, se tolgo quelli con la 103N, quanti me ne restano? Se tolgo quelli con meno di 254? Esatto. Se tolgo quelli con nadir basso? E via via così vediamo se diventano un decimo. Esatto, alla fine dici guarda, vuoi andare sul sicuro? Due. Sì, qualche tipo di rappresentazione grafica, non so, tipo queste di alberi decisionali, insomma, cose di questo genere, insomma, ecco una cosa. Non so se ci sono strumenti più adatti, ecco, perché qui chiaramente sono degli insiemi che si intersecano, che hanno o non hanno una serie di caratteristiche ogni volta, no? Quindi aggiungo anche perché forse recepisce anche la proposta di Barbara. Si potrebbe anche mettere quanti sono quelli in H. Il primo ramo togli quelli che proprio hanno dei criteri di esclusione. Certo. E sai già quanti non puoi assolutamente darglielo. Poi passi a quelle che hanno tutti i criteri di inclusione. E poi via via. Quindi il primo in questo tuo disegno, il primo sarebbe la totalità che parte dalla considerazione semplicemente della virosoppressione? Potrebbe essere un criterio generico. Ho da 6 mesi la viremia, da 1 anno la viremia meno di 50. Okay. Sì, anche un lavoro abbastanza veloce questo, non abbiamo da fare, però è, secondo me è carino, no? Dà un'idea, io ancora lavori di questo tipo non ne ho visti, Arca potrebbe essere il primo, anche perché siamo con le resistenze, dovremmo essere, come si dice, corazzati anche per... aumentare lo score, non dico uno score predittivo, ma aumentare la possibilità di riuscita di una terapia di questo tipo. Certo. Avete parlato un po' anche delle possibili problematiche di introduzione di questi approcci terapeutici in realtà clinica, visto che era un po' uno dei temi sollecitati all'inizio? Allora, come l'argomento ieri era stato ampiamente discusso, noi, devo dire, come ho detto poco fa, il gruppo mi sembrava, sono tutti giovani, i più vecchi, anzi i più esperti, Anna Rita via webcam, poi c'era Andrea Di Vito che è un appassionato di Arca, credo che ha partecipato quasi tutti all'Arca Mentor School a Factory e poi Marco che è uno specializzando del quarto anno, quindi un gruppo giovanissimo, bravissimi, però secondo me queste considerazioni che poi ieri sono state anche un po' la parte più attiva del dibattito, secondo me Nicola Gianotti, Franco Maggiolo, la Simone Di Giambenedetto, come gli ho detto oggi a Nicola in discussione, Nicola sa già, non ha bisogno di che noi gli proponiamo un algoritmo, lui li vede entrare dalla porta e dice questo glielo propongo, questo non glielo propongo. Questa secondo me è una terapia un po' diversa, no? dalle altre, bisogna averla in mano, io ancora personalmente non l'ho ancora utilizzata, quindi è difficile poter giudicare una cosa che leggi solo sulle riviste scientifiche o sentito dire di alcuni colleghi. È tutto aperto, secondo me questo dibattito è un dibattito che al momento è ancora collocato fra esperti,
prima di arrivare alla periferia dell'impero, cioè ascoltare un dibattito fra i veri, anche noi siamo prescrittori, ma i prescrittori, quelli che riempiono i nostri ambulatori, ancora un po' il problema non è sentito, no? Ci vorrà ancora qualche tempo. Secondo me sarà l'anno prossimo quando cominceremo magari a vedere i primi visual, a avere le prime esperienze, a quel punto lì probabilmente avremo un vero e proprio dibattito. Per adesso è confinato a chi legge, no? A chi ha un'opinione scientifica, a chi ha un po' di esperienza anche sul campo. Antonio, che la forza sia con te, cosa devo dirti? Oppure seguendo la suggestione di Antonio potremmo fare un trial o comunque un pseudo trial in cui c'è Nicola versus il sistema interpretativo. Esatto. Come vince Nicola comunque, questo detto fra noi. Qua, anche io lo dico, vince Nicola. Però giustamente non è che abbiamo un Nicola per ogni ospedale, quindi si deve farlo. Va bene, allora stavo pensando che siccome penso da tempi tecnici abbiamo la possibilità di usare questa piattaforma fino alle 18:30, giusto? Chiedo conferma alla regia. No, purtroppo fino alle 18. Ah, fino alle 18. Allora niente, no, pensavo ci fosse tempo di vedere anche qualcosa di una delle parti di lavoro rimaste escluse per motivi di tempo, ma... evidentemente no, perché c'è veramente troppo poco tempo. Ragazzi, io volevo salutarvi che mi aspettano delle visite. Va bene, ok, grazie Simona. Ciao, buone ciao. Visite. Il verbal di giovani. Esatto. Ciao Simona. Ciao. Ciao. E niente, allora questo brevissimo tempo lo prendiamo solo per le conclusioni. Io personalmente sono molto molto soddisfatto, perché è stata una sfida nella sfida, come dicevo all'inizio, sia perché volevamo varare un formato un po' diverso, quindi dove c'erano anche idee progettuali al di là delle classiche query che conosciamo da ArcaMentor, il tutto aggravato da questa modalità purtroppo non in presenza, a cui nostro malgrado però ci siamo abituati, e vedo che tutto sommato riusciamo a gestire cose bene ormai, dopo un po' di mesi di forzata abitudine a questo formato. Non sto a dire che spero che la prossima edizione, più o meno fra un anno, possiamo farla qua in presenza, e speriamo bene, incrociamo le dita, facciamo tutti del nostro meglio. E a questo punto ci sono ovviamente le attività a seguire, che sono caratteristiche dei nostri formati ARCA, e per questo credo che Antonia abbia già predisposto tutta una serie di istruzioni e di link per lavorare nei singoli gruppi. Chiaro che ci sarà un'interazione massima, come sempre, soprattutto con chi gestisce il sistema, cioè Antonia stessa, con chi gestisce i dati, e cioè soprattutto Adrian, che come al solito è un po' il nostro punto di convergenza di tutte le estrazioni dati, e quindi cercate sempre di avere un contatto diretto, in modo da minimizzare tutti quei delay che ci possono essere per incomprensioni sulla tipologia dei dati. E dopodiché ci attendiamo dei feedback, chiaramente, che saranno disponibili in termini di documenti depositati sulle aree di lavoro dei singoli gruppi. Io penso che anche quest'anno da questi gruppi di lavoro possano venire fuori delle cose interessanti, sia in termini di pubblicazione, e lasciatemi dire, quest'anno ancora di più terrei alla realizzazione di qualche prodotto di tipologia diversa, e in questo senso mi sembra che sia stato interpretato bene il tutto. Lascio la parola ai miei due, chiamiamoli co-chair, anche se oggi è un termine così un po' strano in questo formato, cioè a Barbara e Massimiliano. Io li ringrazio personalmente perché sono stati attenti, produttivi e ovviamente importantissimi per tenere questo
piccolo polo di paternità su Siena, che è una realtà piccola, ma insomma che fortunatamente ha avuto la fortuna di mettere al lavoro persone molto in gamba. E lasciatemi 10 secondi per ricordare Andrea, che credo oggi sarebbe stato molto felice, oggi e in tutti i giorni di preparazione per questo evento, e io confido che ci abbia seguito anche lui. Vi ringrazio tutti. Grazie. 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 Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Arrivederci a tutti e grazie davvero. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Invece ciao. Di dire l'anno prossimo a Gerusalemme, diciamo l'anno prossimo a Siena. Esatto. Diciamo entrambe. Speriamo. Un saluto particolare a Mattia. Mattia, stacci bene, mi raccomando. Grazie, mi mancate tutti. Davvero, quando se ti capita di venire in Italia, fatti vedere in carne ed ossa. Se non è possibile, facciamo subito un tampone e poi ti vediamo. No, più che altro in bocca al lupo per le prossime elezioni con quel cavolo di presidente che avete. Insomma, veramente non so che concetto peggio, ma attualmente in questo momento storico tremo. Vabbè, comunque. Vi ricordo che no, siete in registrazione. Non è un buon periodo. In registrazione, ha ragione. Ma niente, diciamo, questa è una cosa che mi viene dal cuore, quindi non mi vergogno di averlo detto. Si può dire, io sottoscrivo anch'io. Anch'io. Certo. Esponiamoci pure. Esponiamoci. Perché per una volta ogni tanto non ho detto parolacce, però se volete le dico, sempre nei confronti del nostro casa farlo. Nemico. Comunque ricordatevi che in ogni caso, se c'è necessità, possiamo sempre organizzare ad hoc una riunione sul Meet, non su questa piattaforma, dove con tutti quelli che ci vediamo adesso senza problemi. Allora, certo. Ciao a tutti, allora. Grazie. Bene. Ciao. Ragazzi, buona grazie serata. Grazie. Ciao. A presto. Ciao. 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 Ciao.